E quello che state ascoltando è Fumble! Che è il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in Italia, che settimana scorsa non è andato in onda, ma per un buon motivo, il Kickstarter di Pug Fantasy Quest, che adesso è attivo su Kickstarter. Andate, pagate! Pleggiate, i miei giovani uccellini, pleggiate tutti quanti. Metallo. Sì, beh, mi pare assolutamente il minimo che si possa fare. Ma... Fumble è anche una casa editrice da adesso e stiamo mettendo un giorno sì e un giorno no dei sneak peek sul manuale di Clotos e tra poco arriveranno anche quelli di Gattai. Ci trovate a Lucca al padiglione Carducci allo stand Car 141 con Alleanza Games, di cui stasera abbiamo qua Giovanni. In veste di Giovanni. In veste di giocatore. In veste di giocatore. Stasera continuiamo il sequel del prequel del flashback del remake. No, continuiamo le avventure dei nonni dei nostri samurai, perché dopo che il monaco del drago ha inciso il tatuaggio sulla schiena del Shugenja del serpente con un tiro della Madonna, accidente a lui, con un critico micidiale a suo favore, bisogna dire che lui sperava di tirare uno schifo, però ha comunque tirato un tiro della Madonna. E questa sera, invece di usare la Leggenda dei Cinque Anelli edizione Fantasy Flight Games, giochiamo un altro gioco molto più indie di quasi una decina di anni fa, di cui adesso è appena finita la campagna Kickstarter per la seconda edizione. È un gioco che si chiama The Mountain Witch ed è assolutamente a tema con la nostra campagna, perché questo gioco di Timothy Kleinert prende luogo in Giappone, ai piedi di una montagna su cui si nasconde una strega, o nel nostro caso uno stregone, a cui i samurai devono dare la caccia. Ognuno di questi samurai è lì per necessità, per volontà propria o per qualunque altro motivo sia necessario per lui. E i rapporti tra i giocatori, cioè tra i personaggi, giocano un ruolo fondamentale, perché il sistema è molto semplice di per sé. I conflitti si tirano, ognuno tira un dado da 6 e si vede chi ha fatto di più. Senza bonus, senza malus, senza niente. Puro culo. D'altro canto, i giocatori hanno a disposizione dei punti fiducia che possono essere spesi sia per aiutare le persone di cui ci si fida, banalmente facendo tirare con il vantaggio, quindi tenendo il migliore, ostacolando gli altri personaggi, dando un meno uno per ogni punto fiducia che volete spendere per far fallire le loro azioni. Quando si recuperano? A metà sessione ci sarà un momento di pausa tra di voi in cui potrete riassegnare da zero i punti fiducia. Ok. E quindi si resettano anche. Si resettano e li riassegnate come volete, cambiando di chi vi fiderete e di chi vi siete fidati fino a quel momento. E possono essere usati sostanzialmente come plot point per raccontare qualche cosa di un altro personaggio che però c'entri con il loro destino. Adesso fate una breve carrellata dei vostri personaggi. Diciamo soltanto che rispetto a dove siamo rimasti l'ultima volta è passato un anno e mezzo da quando il nostro leone è partito alla ricerca del Mao Tsukai. Cosa ha fatto il buon Masako? Lo racconterai tu in questo anno e mezzo che cosa hai fatto. Sta di fatto che hai scoperto dove si trova il Mao Tsukai del serpente. In cima a una montagna che si trova al centro di una delle piane più discusse e contese della storia di Rokugan, che è stata anche il palcoscenico di quelle che vengono chiamate le cinque notti della vergogna. Cioè le cinque notti in cui i clan riunitisi di Fenice, Leone, Granchio e Drago hanno sterminato quello che rimaneva del clan del serpente e che era stato praticamente posseduto da uno Shutendoji, cioè uno spirito malvagio. Ah, quindi siamo finiti in questo bel posticino? Siete finiti in questo bel posticino. Il posticino in realtà di per sé è un bel posto, perché è ricco, ha un sacco di vegetazione, un sacco di animali. Non c'è la corruzione che potresti immaginarti oltre il muro. Tipo Mushishi. Però è stato negli anni sempre
palcoscenico delle più cruente battaglie di Rokugan. E che è successo in quest'anno e mezzo? Masako ha cominciato la sua strada di ricerca di questa persona che però di base era talmente furtiva e schiva che cercarlo direttamente si è rilevato inutile. Non è riuscito a trovare delle solide tracce lasciate da questa persona. Quindi ha cominciato a cercare quello che un serpente avrebbe sfruttato per la sua vendetta. Si interessava di più a seguire certo le voci lasciate dietro di sé, quindi, perché comunque essendo un serpente se faceva, avrebbe fatto domande di certo tipo. Gli era noto per esempio che dove eravamo riuniti come primo gruppo Camaleonti, che è anche un gruppo musicale. Io non lo, tanto, io non lo so. Beh, ti sarà arrivato un messaggio. Se no, in contatto. Ha fatto finta di nulla. Quindi lo sai. No. Esatto, assolutamente. Ecco il mio motivo nascosto. Quindi ha capito che di base lui sta cercando più notizie possibili su come evocare, come sfruttare le anime dei morti violenti. Tramite questa ricerca ha capito alla fine che quello che vuole fare è una specie di rituale, anche se non ben preciso di come funzioni, potere, risorse necessarie per metterlo in pratica, ma quello di cui ha sicuramente bisogno è di un fulcro, un posto dove si sono accumulate nel tempo tante anime di persone morte in maniera violenta. Tra le varie ricerche ha capito che ci sono pochi posti del genere che non siano oltre il muro. E quindi, un po' a naso, diciamo, si è diretto verso questa montagna, che era uno dei posti che, se non era al confine, non era al di là del muro, questo gli sembrava il più probabile. Al che lo ha individuato, ma ci sono delle forze che neanche la sua spada riesce a tagliare, delle protezioni, dei muri che lui da leone è bravo nel combattimento, ma non contro gli spiriti. E da lì ha capito che ha bisogno di richiamare i suoi vecchi alleati, soprattutto di Aki, di cui avrà un fondamentale bisogno. E Aki in questo anno ha avuto, diciamo, concentrato 15 anni di ribellione adolescenziale. In un anno, cazzo! In cui, ha deciso di entrare nella biblioteca senza permesso, leggere i libri, anche quelli proibiti, senza il permesso, perché tanto la punizione già gliel'hanno data. Peggio di così cosa fanno? Lo ammazzano e ha le risposte, la sua risposta poi al "i samurai non si comportano così, ma noi non siamo samurai". Perché in realtà il clan della Fenice è stato acquisito, diciamo, non erano samurai. La tua famiglia. La mia famiglia è diventata la patrona del clan della Fenice, ma in realtà non sono samurai. Quindi hanno fatto una specie di colpo di stato di nascosto. Quindi noi abbiamo detto "i samurai non si comportano così, ma noi non siamo samurai". Ha continuato a infrangere le regole, e infrangendo le regole ci ha guadagnato in fondo, perché ha scoperto che la Fenice, essendo che non erano samurai prima, il clan degli Izawa, aveva svariati tomi proibiti e conoscenze che dovrebbero essere un po' più avanzate, soprattutto per un ragazzino non troppo sveglio. E grazie a questi tomi ha imparato finalmente a lanciare i suoi primi poteri, per il momento riesce a controllare solamente il fuoco. La cosa particolare è che quando ha preso per la prima volta il primo potere del fuoco, è riuscito farsi amico un kami. Questo kami del fuoco era un kami lievemente corrotto e parzialmente impazzito, che si è innamorato follemente di Aki e lo segue ovunque, generando una specie di aura quasi di simpatia verso l'obiettivo di questo amore. Quindi intorno a una specie di feromoni che fa sembrare la persona simpatica la persona. Sono una delle abilità di base. E l'altra è che questo effetto ha risvegliato alcune capacità che erano nascoste in Aki, che deriva probabilmente da varie famiglie differenti,
La sua presenza, ovviamente qua nell'impero ancora non si nota, però dico, per il master anche, la sua presenza ha lievemente lo stesso effetto della giada per quelli che ci sono intorno. È un po' purificante. Sì. Più e adesso ha ricevuto il messaggio e dice sì, posso provare che finalmente so controllare i kami, sono potentissimo e tutti vedranno che questo è il modo migliore per avere l'armonia in tutto l'impero. E poi abbiamo Ryuken. Ryuken, che cosa Maestro è successo? Ken Ryu. Che cosa ti ha portato a essere costretto a, o di tua spontanea volontà, a entrare a far parte di questo gruppo di expendables dei samurai? I soldi. I soldi. È un ottimo metodo. Motivo anche. Io sono un alto allampanato giovane. Magro, con delle leggere occhiaie, i capelli sempre un po' unti sulla faccia, abbastanza lunghi. Hai una maschera? Ho una maschera. Hai una maschera? È di default. Ma che forma abbia la maschera può essere qualunque cosa. La maschera può anche di essere un giovane. Cazzo, gli occhiali e il prima si dicono queste cose prima che io scusa. Faccia questa voce seria e cerchi beh di, no hanno la maschera di solito sarebbe tipo del demone o una maschera da ninja o un cappuccio particolarmente tirato giù che non fa vedere gli occhi perché gli scorpioni sono i ninja di Rokugan praticamente. No, questo certo ovviamente. No, allora io in realtà ho una maschera estremamente semplice di cuoio che mi copre solo la parte bassa del volto. Perfetto. E quindi mi si vedono gli occhi, il naso e il resto dei capelli. E ho qualche strano tatuaggio, probabilmente però parzialmente coperto, di cui si vedono alcune parti. Ma fai parte del nostro gruppo in cui ho fatto parte del nostro gruppo in questo anno? Sì. Ok. Ma quindi però a giudicare anche dalla fiducia che mi state riponendo, poco. Io abbastanza, quanto a lui. Sì, no, è vero, ma perché sei molto convinto che probabilmente che voglia perseguire il mio obiettivo, cioè di guadagnare i soldi che mi sono stati promessi nel compiere la missione. Sono molto silenzioso. E parlo veramente poco del mio passato. È molto facile, diciamo, soprattutto quando si è in luoghi affollati, quasi non accorgersi più della mia presenza. Una delle cose che succedono spesso è di confondermi con qualcun altro, oppure di confondere qualcuno per me. C'è sempre questa sensazione di non sapere mai esattamente dove sono, che mi accompagna. Però, oltre ai famosi occhiali, naso e baffi, che è la sua maschera da ninja, però. Sì. sì, ho la maschera da Super Mario. Allora, una roba brevissima sui punti fiducia, che sono la meccanica principale di questo gioco. I punti fiducia che avete da spendere verso le altre persone sono la somma di quelli che vi hanno dato e di quelli che date voi. Okay. Quindi, ad esempio, Ryuken avrà 5 punti da spendere verso Aki Izawa e 4 con Akodo, eccetera, eccetera. Quindi usi a seconda se gli altri hanno dato di più, ce n'è anche tu di in più da spendere su di lui. Esatto. Mi sembrava esattamente così. Detto questo, ci troviamo alle pendici del monte Rokugawa. Chi siamo? In questo momento è Akodo, da solo. Che, come migliore tradizione, ha inviato la targhetta di legno con il messaggio di dove trovarsi e quando. Tu l'hai mandata al daimyo Bayushi, poi ci penserà lui a mandare chi è disponibile, anche perché hai avuto voci che alcuni dei tuoi compagni di quel giorno sono o morti
o molto lontani da qui. Quindi non tutti potranno rispondere alla chiamata che hai fatto. Certo. Per tua fortuna, le tue... Per tua fortuna non tutti possono rispondere. Tra l'altro. Per tua fortuna le tue speranze vengono ascoltate dagli dèi, e il primo a presentarsi è proprio Isawa, la persona di cui contavi la presenza data la natura del vostro avversario. Quindi sono appena arrivato con il bastone con dietro il fagotto, fazzoletto legato, il wakizashi, non ho una katana. Se lo wakizashi così sembra che non ho altre armi, vesti molto leggere, anche l'equipaggiamento è molto scarno se non il fagotto appoggiato sul bastone. Cose di grano, stelo di grano in bocca, fischiettando per la strada. La fiasca con dall'ultima volta è molto più si vede che esce dal saccoccio. Sì, sembra molto cambiato. È di brutto anno. Anche più tranquillo in un certo senso. Masako-san, vi vedo cambiato. Mi avvicino e lo abbraccio. Vabbè, io dandogli una pacca sulla spalla. Bene. Anche se il contatto è molto mal visto, però. No, però nel momento in cui ti arrivo entro qualche metro, ti sto un po' più simpatico di prima. Ah, pensavo prendo fuoco per la corruzione. Che sempre. No, ti sto un pochino più simpatico di prima. E te ne accorgi quando mi allontano. Che senti? Quindi, sono il primo? Per ora l'unico. Beh, diciamo il primo sei tu. Poi di sake? Lecito. No, che offro io, non ti preoccupare. Oh, ottimo. Perché siamo in locanda, ovviamente. Io ho aspettato in locanda. Ah, sì, beh, comunque è una zona parecchio abitata ed è facile trovare sia locande. Ah, quella è una locanda. Lungo la strada che villaggi. Può andare. Preferisci un altro posto, amico mio? Non credo che ce ne siano di migliori. Beh, non è che mi sia messo a fare ricerche sul posto. Io ho trovato questa locanda, mi sembrava onesta e pulita. Non hai ucciso nessuno? Ho ucciso qualcuno di solito senza motivo? Beh, sei un leone. Punto, non uno scorpione. No, puoi trovare motivo facilmente, però. Ah, vabbè. Beh, basta che si trovi qualcosa. Di solito basta far sentire il simbolo della katana di Hattori. Ah, la fai vedere in giro? Non è che il primo che passa si renda conto di che tipo di arma è. Beh, sicuramente non è qualcosa da poveracci. Beh, andiamo a bere qualcosa. Chi è che ci dobbiamo aspettare? Chi è che c'è che stiamo aspettando? Non so. Ci sono. Io ho inviato richiesta. Il drago? Sì. Beh, c'è? Per ora non lo so. È l'unico. Hai mandato la richiesta al drago? Io ho mandato la richiesta all'Emio Bayushi. A chi del gruppo l'abbia rinviata. E quando senti la richiesta del Daimyo Bayushi, loro comunque sono vicini alla locanda dove c'è della gente. Mm-hmm. Tu senti che stanno parlando della tua famiglia, proprio del tuo clan e della tua famiglia. E il Daimyo è il signore di tutto il vostro clan. Ma chi è che mi ha ingaggiato? Il Daimyo Bayushi, la persona Bayushi. Di cui stanno parlando. Il Bayushi, chiaramente. Il Bayushi, cioè. Il Bayushi. Cioè, Danè. Bayushi tira fuori il granchio. Scusate. Ma dobbiamo stare sulla porta ancora a lungo o entriamo a sederci a fare le chiacchiere? Entriamo. Loro, tanto l'appuntamento è dentro. Se vi sedete a fare due chiacchiere, vabbè, fate due chiacchiere. Io sono nei dintorni, ma non vi accorgete probabilmente della mia presenza all'inizio, anche perché voglio essere sicuro di parlare con le persone giuste. Io intanto faccio cenno di portare da mangiare e da bere. Vi si avvicina la moglie del proprietario. Io, abituato a essere recentemente simpatico alla gente, cerco di scroccare da bere da qualcuno per raccontargli qualche storia o cioè a cazzo, perché tanto so che mi viene facile. Sai come i fortunati quanto sono fastidiosi, no? Tipo Gastone. Succede una cosa di questo genere: la moglie del proprietario si avvicina a voi, ma fa qualcosa di strano, nel senso che prende una sedia e si siede di fianco a voi. Poi davanti a lei passa un avventore della locanda. Sarà difficile ordinare in questo. E al suo posto invece ci sono seduto io.
Mi scusi signora, lei se non è Ryu se non è Ryu Ken-san, questa locandiera assomiglia molto a uno dei nostri compagni. Non me la ricordavo così brutta la locandiera, quindi deve essere lui. Sono io. Di solito ci si presentano, si spunta a un tavolo, ci si può sedere. Ma voi mi avete chiamato. È Ryuken. Evocando, sai, il mio daimyo. Ah, adesso funziona così. Cioè ti aggiri intorno finché qualcuno non dice una parola che interessa e entri nella conversazione. Fa effetto, complimenti. Non cercavo di fare effetto. Tipico degli scorpioni. Ma fa effetto. Qualcosa da bere? Beh, sì. Sei dei nostri o ci stai portando solo un messaggio del daimyo? Sono dei vostri. Oh, ottimo. Ho sentito comunque parlare di voi. Avete dato dimostrazione delle vostre abilità già sedendovi a questo tavolo. Seguo poco le vicende del clan. Purtroppo. Me ne dispiace. Comunque, ti beviamo. Sento un po' teso. Tutto bene? Potresti chiamarla concentrazione. Allora, per me la giornata è lunga, dobbiamo aspettare fino a sera. Almeno. Perché? Perché l'ultimo avviso d'arrivo era per la giornata di oggi, poi io domani. Ah, beh, intanto puoi accennare qualcosa, no? Assolutamente. Di che stiamo parlando? Stiamo parlando della vetta di quella montagna. Troppi venti strani. Della montagna in sé? Sì. Troppi venti malevoli e strani girano su quella montagna e non riesco ad accedere. Stai cercando di fare una metafora dicendo voci oppure veramente sono dei venti? No, dicendo che è improbabile che i venti, frane e continui sulla montagna, rarissime. Sì, continui, che non riesca mai a raggiungere la vetta. Non è una montagna così alta. Plurime volte. Come nel... È settimane che tento. Come nel libro dei due anelli, il Signore degli Anelli. Il Signore dei Cinque Anelli. Che c'era lo Shugenja che non cercava di non farli salire sulla montagna con la tempesta, una cosa e del genere. Esatto, è da quelle leggende. Letto, no? Beh, ho avuto del tempo. Me l'hanno comunque raccontato. E allora dobbiamo attraversare le miniere. Ne hanno lasciato perdere, ho no, letto non troppo. Ci sono miniere in questa montagna. Comunque... Il problema è raggiungere la vetta. Credo. Ma che... si trova lì quello che stai cercando? Credo di sì. Lui? Credo proprio di sì. Mi pare forse... impossibile che questi continui eventi sfortunati mi impediscano di raggiungere la vetta. Master. Sì. Dimmi. Cosa sappiamo noi poi di quello che è successo effettivamente l'altra volta? Sappiamo che è sparito il serpente rubando una pergamena sacrissima. Rubando una pergamena proibita più che sacra. Ok, è peggio. Del drago non si sa nulla. Del drago si sa solo che è scomparso per fare ammenda di quello che ha capito di aver fatto. Ah, ma quindi si sa che gli ha tatuato qualcosa sulla schiena che ti è saltato fuori. Okay. Durante l'anno è saltato fuori. Ah, vabbè, ok. Sicuramente sono contento che il drago non ci sia, allora. E... Sperando che non l'abbiano chiamato. Perché? Beh, perché... Non so. Perché non hanno messaggi, se mi fate finire di dirvi che cosa è successo, ve lo dico, se no mi fate le domande e poi mi bloccate. Quello che è successo col drago più o meno lo sapete tutti, anche tu hai avuto modo di scoprirlo attraverso i messaggi che ti sei scambiato con il daimyo, del drago, del tatuaggio, del perché sei stato mandato alla ricerca effettivamente di questo Mautsukai. La più grande preoccupazione del daimyo era che, essendo lui già parte del clan del serpente, che già hanno fatto tutto quello che hanno fatto con gli spiriti malvagi, possessione, magia del sangue, un potere del genere l'avrebbe corrotto in tempo brevissimo, se non era già corrotto. Il drago, capendo tutto questo, ha cercato di fare ammenda nell'unica maniera in cui sono capaci di fare ammenda i monaci del drago, cioè rifugiandosi sulla vetta di una montagna isolata da solo, sperando di entrare in contatto con gli dèi. Che sarà il cattivo della campagna di qualcun altro che gioca a questo gioco. Esatto. Sulla cima di un'altra montagna. Un'altra montagna, un altro cattivo.
E sapete anche sono che perso un po' di puntate. Sapete anche che almeno uno dei vostri compagni di quel giorno è morto. Chi? Beh, non ce n'erano molti altri, puoi fare 2 più 2. Il cortigiano della gru. Ah, la gru. Il là non sei ancora. Capito. Sì, era talmente inutile che non me lo ricordavo. E ciao Gianni. Il modo in cui è stato trovato morto ha fatto abbastanza scalpore, anche se hanno cercato di tenerlo nascosto, perché ne hanno trovato praticamente solo la pelle, non hanno trovato nient'altro. Non c'erano organi interni, non c'erano ossa. Perché dobbiamo aspettare sera? Non mi guardare così, io ce li ho le ossa. Okay. Non c'erano ossa. Perché dobbiamo aspettare sera? Beh, perché pensavo arrivassero altre persone. Ah, giusto. Sai, Ryuken non era inizialmente facente parte dei camaleonti. E sono certo che tu mi abbia chiamato qui per vedere se sì, la mia conoscenza degli spiriti potrebbe esserti utile. Sì, quello. Esattamente. Io penso proprio che ci siano degli spiriti su quella montagna avversi. Non saranno un problema. Il daimyo a Ryuken ha chiesto di essere, diciamo, la persona che si assicura che meno persone vengano a sapere di quello che state facendo. Perché sei wolf. Sei un po' wolf. Risolvi i problemi. Perché il problema è che più persone sanno di quello che è successo, più persone sanno quello che è successo, più gli scorpioni vengono messi in discussione. Perché si sono fatti inculare in casa. Perché si sono fatti inculare in casa loro, bellamente. Ma di brutto. E in più c'è un altro problema, e questo lo sai solo tu. Il dubbio che è venuto al daimyo è che se i serpenti hanno ritrovato il potere per cui erano già stati annientati in passato, quel potere veniva trasmesso attraverso la voce. Quindi la tua missione alla fine è assicurarti che tutti quelli che hanno sentito la voce dello Shugenja o sono ancora sani di mente, o è il caso di farli sparire. È un incarico di grande fiducia. E infatti verrai pagato con tantissimi soldi. No, lo dico, ma... Che il master ti può promettere, perché tanto è un one shot e quindi morirai. Ma... 1.000 milioni di mille. Ti danno mille Goku. No, ma al di là del pagamento, dico, per affidarmi questo incarico, cioè io frequentavo già... Beh, tu sei della sua famiglia, quindi se deve affidare questo incarico a qualcuno, lo affida a qualcuno di cui si può fidare. Anche perché sono allievo di un maestro magari conosciuto, eccetera. La sera giunge, nessun altro si presenta alla locanda oltre a voi tre. No, mi viene da ridere perché per come l'ha disegnato sembra il maestro, ma di Scorpion. Sembra anche un, come si chiama, uno shredder da giovane. Nessun altro si è unito, e la locanda nel frattempo, che è più una locanda vera e propria che una locanda di via, per cui non ha molti posti a dormire, durante la sera, dopo che la gente ha mangiato e bevuto, si svuota completamente, a parte voi e il proprietario. Beh, io avrei scelto una locanda anche per dormirci, perché comunque sì, però dato che ci sono pochi posti, voi li occupate tutti. Sì, sì, sì. Quindi saremo soli a locanda. Male non è. E invece, per rispondere alle domande di prima di Aki, che voleva scroccare da bere, quando vedono che siete tre samurai di cui uno un leone super rispettato, vi offrono da bere. Ecco, questo è il genere di cose che non dovremmo più fare. Bere? No, raccontare chi siamo. Beh, ma si vede chi siamo. Il nostro portamento, il nostro stile, il nostro potere. Io ho un'armatura con il volto di un leone in faccia. Cioè,
aspetta che lo trovo. Questo è un grande impedimento. A me mai il dado non mi ha detto vai a girare un incontro. Cosa? Ryuken, noi siamo... Vabbè, mica girerai con l'elmo da battaglia nelle locande da battaglia. C'era... Anche perché non avete cavalli, quindi se lo porta a mano... Oh. Il mio leone gira esattamente così. Ok, mi mancava questo pezzo. Beh... È normale che ci siano samurai in giro, non sanno la nostra missione. Attorno. No, non si vede niente. Lui è un Buddha. Si sta bene in mia compagnia, sia perché purifico un po', sia perché c'è cioè, mi manca di un po' di descrizione fisica, effettivamente. Te l'ho visto adesso. Lui è... Io sono questa, no, perché è una tipa. Il vestito è questo, okay. Però è vero un uomo. Vesti molto appariscente, alcune pergamene... messe di fianco e adesso non c'ha la maschera d'oro su quella della fronte, ma ce l'ha di fianco in vita. Cioè comunque è impossibile non essere riconosciuti, no, più che altro non essere riconosciuti come samurai nobili, perché io e lui portiamo il wakizashi, che è il simbolo del samurai nobile. Cioè, in vista poi. Certo. È come avere il distintivo del detective. Tu ce l'avrai uguale ma mezzo nascosto. Io non credo di avere il wakizashi. Ce l'hai per forza, poi magari non ce l'hai addosso o a vista, però sì. Potresti avercelo ma nascosto. Sei un ninja ma sei anche un samurai. Ah, ok. Beh, oddio, visto che chiedi soldi praticamente potresti non averlo, il wakizashi. Beh, è sera, possiamo dirigerci, abbiamo bevuto abbastanza direi, no? Questa porto via se non è un problema, faccio un sorrisone certo. Alla tizia. Non vi preoccupate. Ottimo. Lo travaso nella mia cosa, quella con le 3X che era vuota. Aggiungo del metanolo così e se no non c'è il gusto delle X e esco fuori a godermi l'aria frizzante della sera di Rokugan, perché sono in vacanza, non sono a casa, ho potere nelle mani. È una notte molto piacevole per stare in giro, perché è tarda primavera, non fa più freddo di notte ma non fa ancora nemmeno caldo. Avete mangiato e bevuto bene, vi siete riposati. Tu sei tranquillo perché finalmente te ne vai da casa. Che esco per non ci sono respiro. Nuvole e c'è anche quell'ultimo sentore di profumo di ciliegi che sono appena sfioriti, quindi hanno lasciato i petali lungo le strade dell'impero. È proprio una bella sera. Abbiamo fretta? Io pensavo di partire l'indomani. Di certo non mi avventuro fino a un paio di notte. Iniziare ad andare in giro a fare qualche domanda? Sentitevi liberi. Io vi aspetterò qua. Beh. Te ti hanno visto? Beh, se pensi... Avrai fatto anche domande sulla montagna. Chiediamo a qualcuno se condividono in questa cosa strana delle frane, delle slavine o quello che è. Perché magari in questo luogo capita sempre. È solo un posto di merda. Non ti ho chiamato a caso. D'altra parte non credo che a Kodo si sia inventato questa storia. No, ma lui non sa se effettivamente qui ci sono 30 frane al giorno. Ha detto che è inusuale per lui, come lo è per noi, ma magari il posto è così. Potremmo chiedere a qualche spirito. Ah, ecco, perché le persone di qua le ho interrogate. Le ho chiesto ai tagliaboschi. Non è un problema. Infiammo la mano. Solo che le fiamme sono più quasi violacee che rosse. Di essere discreti e arancioni assolutamente discretissimo. Appoggio la mano per terra e cerco di entrare in comunione con gli spiriti della terra, ma quello che non vedono loro è che in realtà sto cercando di torturare con le fiamme uno spirito della terra per farmi dare le risposte. Perché non so parlare con gli spiriti della terra, dell'aria, dell'acqua. Sono solo quelli del fuoco. Quindi speri che loro trovino un sistema. Certo, non sei abituato a fare così. Sai quando uno non ha più l'udito che si adatta agli altri sensi? Lei è negata a parlare con gli altri spiriti e quindi usa metodi alternativi.
Lei poi mi ha detto, è lui. No, qui come. Vabbè, io mi guardo attorno, c'è gente in giro, no? No, c'è poca gente perché comunque di notte lungo le strade dell'impero. Allora mi allontano di qualche passo. Cosa vogliamo sapere? E mi concentro cercando di. Cercando di estirpare le risposte, torturando e scacciando, facendo male a qualche spirito della terra. Quello che vedete voi nel frattempo, e che a te non piace per nulla, è proprio che senti il terreno tremare per un attimo, e tu pensi subito, vedi che sono normali le scosse da questa parte, dopodiché fisicamente uno spirito della terra esce da sottoterra, diventando più grosso anche di Masao, e ti fissa. Cosa volete ancora? Ancora? Chi guardi me? Parla velocemente. Cosa vogliamo sapere? Se non vuoi che ti schiacci. Perché ancora? Sono stanco di tutto questo. Chiedigli cosa. Io lo sento, lo spirito. No, tu lo senti, ma non ci puoi parlare perché non ti reputa degno di parlare. No, questo va bene, però lo spirito lo sento parlare. Sì, sì, lui ti sente in realtà, però non ti risponde. Chiedigli chi lo sta torturando. Non tu, ovviamente. Ma tu non lo sai che lo sto torturando. Proprio dire. Chi altro ti sta facendo questo? Lo stregone sulla montagna. Ah. E io ho ragione. Continua a cercare di plasmare questo luogo. Sono stanco di tutto questo. Io sono un monte saldo e pacifico finora. Non vorrei dover rovesciare tutto quanto su questo povero villaggio. Quanto ne so io? Quanto mi sembra potente questo coso? Perché io sono, considera che io sono molto, molto, molto egocentrico. Da manifestarsi così, parlando di se stesso come se fosse la montagna intera, è estremamente potente. Se ti spiace. Se volesse vi schiacciare. Quindi allora allento un po' la presa sul dolore. E cerco anche usando comunque lo spirito del fuoco che solo ho. Un po'. Visto che probabilmente il mio primo istinto è voglio distruggerlo così non ho più controllo sulla montagna al tizio, ma mi viene in mente che sarà difficile. E quindi cerco di mandargli fortissime. Come si dice? Ondate di energia shugenja magica. Per farlo andare tipo in letargo, farlo andare via. Bene, facciamo il primo conflitto della serata allora, perché lui non ha nessuna intenzione di andare in letargo. Ma io cerco di convincerlo con il mio spirito dicendo non ti torturerà più, la montagna noi lo uccideremo e tutto tornerà come prima. La montagna? Lo stregone. Noi uccideremo lo stregone, la montagna. Uccideremo la montagna. Uccideremo la montagna. Dinamite! E tutto tornerà come prima. Fidati. Tiro un dado da 6. Aiutare in lo si può fare dopo che ha tirato. Ok. Devo fare alto o basso? Più alto fai, più è probabile che tu batta il 4. 3. Hai fallito di 1. Cosa posso fare ora? Puoi sperare che qualcuno di loro spenda della fiducia. Oppure? Io posso fare qualcosa di mio? Oppure sucare su non posso le spendere io roba. No. Ok. Io come lo posso aiutare? Ora, io vorrei dare 2 punti. Puoi fare 2 cose. Spendere un punto per dargli un dado in più da ritirare, ma un solo punto. Ma si somma? Ritiri. Ah, ritiro questo, quindi faccio 2 sti cacchi. No, aspetta, forse si sommano, te lo dico tra un secondo. Puoi peggiorare il suo tiro se vuoi peggiorare il suo tiro per qualche motivo. Ah sì, te lo peggioro sì, ti schiaccia. Ah, grazie Zao. Però un altro personaggio. No, infatti tiri col vantaggio, tieni il più alto. Ok. Ah, beh, meglio. E se no racconti tu come lui non ha avuto successo invece che raccontarlo io. Ah, quindi se vuoi aiutare c'è solo l'opzione di far ritirare il dado. Sì, no, allora beh, io invece lo voglio aiutare e fargli ritirare il dado. Comunque io con gli spiriti so che non ci posso parlare, ma so che loro sentono la mia voce. Di per cui, quando ha detto dello stregone, io mi frappongo fra loro due, in modo perché lo spirito si concentri su di me e gli dia il tempo a lui di far quel che sa fare, e digli, io sono venuto qua per uccidere quello che ti sta molestando. Quella è la mia missione. Ed è un onore più forte della terra. Tira una dormi per un po'.
E poi la montagna sarà tutta tua di nuovo. E tu di nuovo sarai la montagna. 5. Hai superato il suo 4. In realtà anche se uno, fai, quindi di poco. Se fai pareggio è comunque successo. Okay. Oh, però è un successo minimissimo. È un successo proprio... Non si conta la differenza. Tipo, vadermi... Eh? Cosa volevi dire? Vi do, no, vi avrei detto, vi do una notte. Ah, lui sa... Che, cioè, sanno che sto parlando ad alta voce. Anche se... Io devo diminuire i punti qui. Tu devi spendere un punto con Aki. E lo spirito vi guarda e vi dice... Avete il mio benestare di camminare su di me. Fate il più alla svelta possibile. Perché la mia pazienza è comunque poca. Vi do qualche giorno. La montagna è ripida. E cercherò di aiutarvi come posso. Ma fate alla svelta. O la mia ira sarà funesta su tutto ciò che mi circonda. Uno spirito della terra che non ha pazienza. E cerco di bloccare il contatto per evitare la risposta o qualsiasi altra cosa con lo spirito. Io invece grazie nobile spirito, mentre lui gli tira le frecciatine. E vedi, e gli do la frustatina, sai, tipo quella da spogliatoio mentre se ne va di fuoco sulla chiappa. Giusto per fargli capire, potresti schiacciarmi, ma faccio comunque lo sbruffone. Cioè, hai acceso un accendino su un masso di 2 tonnellate, sì. Però va bene. Infatti vedi che se ne va, tranquillo. Ah, bravo, nella, bravo, non girarti. Nella terra. Bravo. Tutto compiaciuto che l'ho fatto andare via. Che, ma questo spirito dov'è che si è palesato? In mezzo alla strada, praticamente. Sì, in mezzo alla strada. Fantastico. E adesso dove ho appoggiato la mano per terra c'è il segno di una mano bruciata nel terreno. Giusto tutto per andare io d'accordo con che sono le fiamme del Jigoku. Se mi accorgo che qualcuno si sta avvicinando troppo alla scena, cerco di distrarlo, di deviarlo in qualche modo. Beh, la montagna non sarà un problema per qualche giorno. È successo questa cosa. Allora, innanzitutto vedi che i proprietari della locanda, marito e moglie, hanno guardato tutta la scena, sicuramente, perché hanno sentito il... Beh, ha tremato tutta la terra, se andiamo a morire la locanda... Terra, stanno uscendo, quindi se li vuoi distrarre, fai anche tu un tiro. Sì. E... Hai già capito, fare più di me. Hai già capito che alla fine della trasmissione dovrai nuclearizzare la città. Sì, praticamente sì. Io ho fatto di nuovo 4. 5. Vinci di 1, che vuol dire che hai un grado di successo, quindi non solo sei riuscito a distrarli, raccontaci anche come l'hai fatto e perché non si sono resi conto di tutto quello che succedeva fuori. Ma allora, io mi immagino il mio personaggio come... cioè, ha la capacità di attirare o sviare lo sguardo degli altri, no? Una capacità che ha imparato per rendersi invisibile nelle sue missioni. Quindi molto semplicemente quando vedo, cioè avendo intuito che il tremore avrebbe potuto richiamare i padroni o gli ospiti della locanda fuori, quando sono indietreggiato, in realtà ho presidiato le finestre, quindi ho chiuso le finestre da fuori, non so se ci sono delle imposte, e mi sono messo sulla porta e quando sono passato di fianco a marito e moglie, padroni della locanda, richiamandoli quasi con lo sguardo, con una mano tesa, fin quando loro si sono ritrovati a guardarmi, E io ho cominciato a parlargli, rassicurandoli, okay. E quindi si sono fermati sostanzialmente a parlare con me, non hanno visto la scena. Un trucco da prestidigitatore? Sì, quasi. Sì, quasi. Ok. È quasi una cosa più fisica che mentale, okay. Diciamo, però è un... Va bene. E quello cos'è? Guardate, adesso, guardate qua. E adesso che mi state guardando, guardate lì. E adesso guardate me. Adesso guardate lì. È un perculare continuato. Esatto. Il resto della notte, a meno che non vogliate fare qualche cosa di particolare, o di particolarmente stupido, o di quello non mi ci. Non giudico io.
A meno che il ninja non mi voglia accompagnare in un giro notturno per capire i movimenti della notte sulla montagna. Ma voi conoscete meglio di me questi malefici in atto? No, io ho conosciuto le frane. Credo sia la prima volta che vedo uno spirito della montagna. E ora capisco perché. O forse l'ho visto tante volte senza riconoscerlo. Perché mai si è voluto far riconoscere. Così grosso non l'ho mai visto neanche io. Quindi direi di no. Me lo dicono sempre. Metallo! Ma quindi sono abbastanza preoccupato. Come funziona questa magia? Di che cosa ha bisogno? Mi sa che devi parlare con Isavo. Per me è una domanda che non so rispondere. Di che cosa ha bisogno per funzionare? Ma intendi l'apparizione del Kami? Quindi dello cosa spirito aver, della terra? Di, o cosa può aver frustrato. Adirato e frustrato un potente spirito della montagna? Te lo dico io. Qualcuno per tortura, per informazioni o per fargli fare cose che non vuole fare? Sì, che lo come ad esempio smando. Fare 30 frane al giorno. E da dove ha tratto questo potere? Dagli spiriti. Dal famoso sacrilegio? Da un atto empio. Io credo che lo stregone stia plasmando le essenze dei Kami di questa montagna. Si dice anche che non sia proprio lui, ma che sia c'entri qualcosa, uno spirito chiamato, cerco di fare mente locale. Shutendoji. Un Shutendoji. Voglio provare a capire cos'è un Shutendoji. Io mi sono perso uno Shutendoji è una delle non ce lo sappiamo neanche noi. È una delle più nefande entità che abbiano mai calcato questo mondo. Più degli Oni? Molto più degli Oni. Sono quasi al livello di Daigotsu, il dio Daigotsu. E sono la rappresentazione in questo mondo di un sentimento malvagio. Se ne conoscono solo tre, ma probabilmente ne esistono altri. Che sono di questi due sono sì praticamente sì di questi due sono stati sicuramente annientati, ma quello che aveva preso possesso del clan del serpente non sono sicuri di averlo distrutto, neanche indebolito sì, perché gli ha tolto un sacco di posseduti, però è impossibile per chiunque a Rokugan essere sicuro questa che cosa sia stato e dico, se fosse anche solo minimamente vero e potesse usare anche solo una parte di quel potere non sarebbe difficile. Ed è lo spirito di un sentimento malvagio, è il male, ancora più che nelle terre d'ombra, ancora più che l'oscurità strisciante, è qualcosa di più malvagio. Quindi direi è il contrario dell'imperatore. Non ha bisogno di mortali. A quanto pare sì. Per abbeverarsi del suo potere. Ha bisogno di mortali per influire su Rokugan. Abbiamo qualcosa da cercare in questo villaggio, quindi? No. Dobbiamo andare, a quanto credo, sulla montagna e fare in modo che la sua spada attraversi una persona. Dritto per dritto. Sperando di non morire nel farlo. Allora io suggerirei di farlo subito. Non ho bisogno di dormire. Non so se avventurarsi di notte su una montagna quando gli spiriti malvagi sono più potenti sia d'uopo. Di solito di notte gli spiriti sono più potenti. Le fiamme dissipano l'oscurità. Credenza dal leone, lo sparato. Le fiamme dissipano l'oscurità. Il maestro dei Kami siete voi. Io mi fido della vostra parola. Fate bene. Scusate, perché non avendo visto né la storia dei nipoti né il prequel. Vai tranquillo. Sono pronipoti e gli antenati, Flintstone esatto. E Jackson. Allora, quindi c'è uno stregone si è fatto è lui, no? Si è tatuare. Fatto tatuare un simbolo, giusto? Sì. Proibito grazie a una malvagio. Pergamena. Sì. Questa pergamena è stata procurata come rubandola agli scorpioni. Rubandola a noi. Sì, perché gli scorpioni, oltre ad essere i ninja di Rokugan, sono anche i custodi delle cose proibite. Ok, e quindi noi siamo i custodi per l'imperatore. Delle cose proibite. Sì, sì, ufficiali. Okay. E adesso, grazie a questo tatuaggio, ha evocato questo spirito, potrebbe... O è stato posseduto o ha evocato questo spirito. Si è aperto allo spirito e adesso è posseduto. Ok.
e noi dobbiamo andare a... Lui ha una spada in grado di ucciderlo, in teoria. Lui ha una spada in grado di ucciderlo perché è stata... forgiata dal più grande fabbro dell'universo. Ah, il famoso fabbro. Solo il famoso Artoriano. No, ce ne saranno 5 in tutto Rokugan. Ah, forse meno. Ok, adesso ho ricondotto tutto, scusate, perché vi sentivo parlare e non capivo. Quindi io in realtà faccio da guardia del corpo a voi per quello che posso. E sei dentro perché il clan dello scorpione, però, visto che si è fatto inculare la pergamena e sta mettendo in pericolo tutto Rokugan, deve mantenere un po' la faccia. Sì, però io sono... cioè, il mio personaggio è comunque un po' tormentato. Quindi in realtà questa storia dello spirito malvagio... forse non particolarmente inconsciamente, ma l'attrae quanto lo spaventa, perché io c'è una parte di me che in realtà è più incuriosita che spaventata. E vabbè, racconto questa cosa proprio per farvi anche percepire questa ansia che mi ha preso da questo racconto quando vi ho detto allora partiamo subito. Cioè, avete notato? Non preoccuparti, c'è sempre uno spirito malvagio nelle migliori avventure. Poi ricorda che qui il male va solo distrutto, in questo caso porterà solo la corruzione, non te ne interessare, ma solo purificato. E altra cosa positiva? Solo. E altra cosa positiva, se ti interessa, Ryuken, è che essendo qui tu con noi, vuol dire che sei sacrificabile. Se dovesse accaderti qualcosa, nessuno si preoccuperebbe a casa. Questo lo so, non ho nessuno a casa. I feel good. Quindi non abbiamo nulla da perdere, no? Solo da guadagnare. Le capacità le abbiamo. Questo è in dubbio, non ho nulla da perdere. E che abbiamo le capacità. Signori, quindi decidiamo in fretta che o mi faccio prendere dal sonno o vado a montare l'armatura e saliamo su per la montagna. Shuten Doji non sono creature legate alla corruzione strettamente. No, quindi sono proprio spiriti quindi malvagi. Potrebbe di per benissimo sé. Non essere che di notte sono più forti, di giorno sono più deboli. No, infatti. No, non sono più forti di giorno. Più forti di notte. Ma cazzo, fossero più forti divinità. Di giorno. Blade. Sono divinità, lo sono dico cose solo perché qualsiasi grosse. Cosa di umano sia rimasto sulla montagna, sarà più difficile per lui vederci arrivare di notte. Beh, a te è difficile vederti anche di c'è giorno. La luna? In effetti. C'è la luna, e la luna è esattamente a metà. Quindi un po' di luce ci dovrebbe essere per vedere. C'è abbastanza luce, a meno che non vogliate proprio... La storia del conflitto tra luce e buio, bello, mi piace. A meno che non vogliate proprio infilarvi nel fitto della foresta dove non arriverebbero i raggi, però per seguire il sentiero probabilmente ci si vede. Ok, allora è fattibile. Possiamo iniziare a partire, poi vediamo. Non credo che tanto arriveremo entro mattina in cima. No, da quello che vi ha detto lo spirito ci vorrà un po'. Quindi dovete farlo in un giorno, era proprio da stronzi. Sì, assolutamente. A corsa su quella montagna per arrivare da sempre. Ora ti uccido. Iniziate a seguire il sentiero praticamente che porta su per la montagna. Ed effettivamente lo spirito della montagna è stato, sembra, di parola, perché non trovate grossi massi lungo la strada, il sentiero sembra solido e abbastanza dritto. Io comunque tengo d'occhio sopra se frane o altro. E anche le radici vi sembra che si siano spostate più verso il lato del sentiero, lasciando voi liberi di camminare più tranquillamente. In mezzo sembra che sentiero. Ci stia dando anche una specie di indicazione? No, al momento no, anche perché non avete ancora trovato bivi particolari. Mm. Quindi io che cercavo di nascondermi negli arbusti di fianco alla strada, in realtà mi trovo perfettamente visibile. No, beh, tu puoi nasconderti di fianco alla strada. È proprio il centro della strada che è stato liberato per essere agevole da camminare. Io ci cammino nel mezzo perché con un'armatura passa quegli arbusti nel proprio caso. Tu che però sei uno scout e sei abituato a notare piccoli dettagli prima che gli altri li notino, ti rendi conto che questa montagna è sicuramente abitata più avanti. Vedi un sottilissimo filo di fumo salire da... saranno un paio di chilometri avanti rispetto al sentiero che state seguendo lungo la costa della montagna.
Non ci sono luci, quindi è un fuoco che è stato spento da poco. E a giudicare dalla distanza dovreste riuscire ad arrivarci abbastanza velocemente. Sicuramente prima che faccia mattina, questo è poco ma sicuro. Dove? A questo okay. filo di fumo che sale. Che per ora è anche l'unica traccia che avete, perché a parte seguire il sentiero, se poi si Beh, qualcuno forse non è stato schiacciato dalle frane. Andiamo a vedere. Bene. Proseguite in direzione quindi di questa. Io ogni tanto mi assicuro che lui ci stia ancora seguendo. Lui è leggermente avanti. Ok, ogni tanto mi assicuro che sia ancora lì. E quando arrivate abbastanza vicini, dopo qualche ora di camminata lungo il sentiero, a un certo punto si fa un po' più stretto, sempre abbastanza tranquillo, però con l'armatura devi stare comunque abbastanza attento dove andare, dovete rallentare un po' il passo. Attorno dove c'è il sentiero? Attorno al sentiero ci sono un bel po' di alberi e di arbusti, perché comunque la montagna, come dicevo, è ricca di vegetazione. Non vi sembra di vedere gole scoscese o cose del genere mentre salite? Purtroppo è stato un po' più lungo raggiungere il punto che vi eravate prefissati, perché per seguire la costa della montagna avete dovuto girare un po' indietro, tornare più avanti, quindi erano un paio di chilometri in linea d'aria, ma si sono rivelati un po' di più effettivi di camminata. Però arrivate a quella che sembra essere una piccola collinetta sul bordo della montagna, che poi continua più in là, e vedete da dove saliva, adesso non si vede più, quella piccola colonna di fumo, e c'è quello che è sicuramente un piccolo tempio di Shinsei. Shinsei è il Buddha di Rokugan, per cui ci sono sicuramente dei o dei monaci o dei pellegrini che hanno trovato riposo qui dentro, anche se al momento stanno probabilmente dormendo, perché il fumo appunto ha finito di uscire, la luce è spenta e non sentite rumore. Comunque mi avvicinerei all'edificio se non c'è niente di sospetto. Ci annunciamo? No, per ora guardiamo com'è il posto. Va bene. Quanto vi volete avvicinare? A sufficienza da notare dettagli, da vedere se il portone è semiaperto invece che chiuso, se ci sono delle, anche se è un tempio, comunque qualcuno di notte a fare la guardia di solito c'è, perché arrivano i pellegrini, perché sono... No, tendenzialmente ai templi non viene fatta la guardia, anzi molti templi sono più o meno abbandonati e i pellegrini li possono usare per riposare durante la notte. Al massimo può esserci una campana fuori per avvertire il resto di qualche pericolo, ma difficilmente hanno delle guardie. Io tiro fuori una delle mie pergamene, inizio a leggerla lievemente, a bassa voce. Non è il momento di fare fiamme. Non preoccuparti, fidati. Tiro fuori le pergamene e inizio a recitare una lieve preghiera di invocazione ai Kami, non specificando ad alta voce quali esattamente. E richiudo dicendo... Ogenmaken. Inizia a avvolgermi delle fiamme, che l'aria intorno inizia a diventare rarefatta e divento invisibile. Quindi okay. Non ti preoccupare se è circondato di fiamme. No, sono invisibile. Sono invisibile. Iniziano ad avvolgerti delle fiamme. E divento invisibile. E poi diventi invisibile. Sì, per l'istante. Okay. Poi c'è il rombo del tuono. Che tremendo frastuono. Ok, quindi Zawa è invisibile. Voi guardando da dove siete... Tanto Ogenmaken vuol dire fantasma diabolico. Guardando da dove vi sentite sicuri, cioè in fondo praticamente al sentiero che porta in cima a questa piccola collinetta, vedete che la porta del tempio è chiusa normalmente. E... l'unica cosa che potete notare sono alcuni zoccoli lasciati fuori dal tempio. D'accordo. Posso avere l'onore di andare avanti a perlustrare? Io mi tengo un po' indietro perché comunque emano calore e se mi avvicino troppo qualcosa si sente. Gli faccio un cenno con la mano e io camminerò lentamente verso il tempio.
Poi io mi metto di fianco a lui, allora, dietro. Butto sul fianco e saltando chinato tra un cespuglio e l'altro, senza seguire direttamente la strada, cerco di avvicinarmi il più velocemente possibile. Arrivi nei pressi del tempio, che è un edificio abbastanza piccolo. In genere questi templi hanno ingressi su almeno due lati, se non tutti i lati, per permettere al Feng Shui di fluire liberamente. Noti che fuori ci sono, in tutto, facendo il giro del piccolo tempio, sei paia di zoccoli che sono stati lasciati fuori dal tempio, come si usa fare in segno di rispetto. Le porte sono tutte chiuse. Un mostro a 12 zampe. Ma infatti, cosa intendi con sei paia di zoccoli, scusa? Di zoccoli quelli da Monaco? Sei paia di zoccoli. Pensavo che... No, solo di zoccoli. Giuro, c'erano tre cavalli, perché sono sei paia di zoccoli, ma adesso sono rimasti solo i piedi. Sono messaggi. Ma ti dicevo, ma un cavallo e mezzo neanche. È la versione rokuganense della testa di cavallo nel letto. Li stanno minacciando. Per rispetto, gli lascio sei paia di zoccoli. Cazzo, non me ne avevo dimenticato. Di zoccoli sono tre cavalli. Sì, no, beh. Infatti non mi tornava neanche quello per il numero. Un cavallo e mezzo, ma che cazzo stai dicendo? Un cavallo in piedi. Okay. L'hanno tagliato. Cavalli, niente, scusate. Cioè, andiamo avanti. Quindi... E la porta, che come dicevo, sono tutte e quattro chiuse. Ok. Girando attorno col massimo della prudenza, sento... dormire, ronfare, russare. Avvicinando l'orecchio alla porta, senti un respiro un po' pesante provenire da dentro. Almeno un respiro pesante. Poi gli altri magari stanno riposando tranquillamente. E ho qualsiasi sensazione strana o mi sembra tutto completamente normale? Boh, ti sembra abbastanza tranquillo, normale. Dunque io posso ipotizzare che lui non entri in un tempio. Chi? Sì, che c'entri un tempio. No, ma dico di nascosto. No, infatti ho detto ti do il tempo perché cammino lentamente fino alla porta. Vedi che è più o meno a metà strada lui. Okay. Esatto, è tipo 5 minuti, non tanto. Se ho la possibilità di entrare e ci provo. Puoi aprire senza problemi la porta, senza fare rumore, anche perché è una delle cose in cui sei più bravo, essere silenzioso. La apri solo per uno spiraglio. Dopodiché dimmi tu se decidi di richiuderla subito oppure no. Perché all'interno del tempio vedi che quel respiro pesante che sentivi è una creatura che sarà larga più o meno come questo tavolo. Ha la pelle rossastra, delle lunghe corna che gli escono dalla fronte e peli nerastri che coprono il resto del corpo. E 12 piedi. 12 piedi. No, vedi che ci sono diversi resti di persone più o meno mangiucchiate per terra. Ma sta dormendo? Sta dormendo. Infatti il respiro pesante è per quello. È molto... è come il respiro di una persona, però... grande. Io posso sapere che ti dà, Beh, è un Oni, sicuramente. Piccolo però. Un piccolo Oni. Cucciolo di Oni. Il mio mini Oni. Però, il tuo mini Oni. Però comunque è un Oni. Brucia, mio mini Oni. Brucia. Scusate, mi è venuto. Gli Oni dell'Apocalisse. Ah, bene. Solo. Quindi io direi... Però avevo ragione, sei zoccoli. Mezzo cavallo se ne è mangiato. Quindi io direi che chiudo. Immediatamente e camminando speditamente, ma in mezzo alla strada, cioè senza particolari accorgimenti, inizi a sentire caldo e senti che c'è a metà strada tra il tempio e lui un Oni dormiente. Che? Un Oni dormiente che probabilmente ma un Oni 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 c'è un Oni? Sì, sì. No, una volta solo a Oni. non è che è una bestia con corna?
Difficile. Non ho capito. Non ho capito la domanda. Non è che era una bestia con corna, proprio un ah, no, sì, sì, no, sì. Ma non so riconoscere non un animale o un toro. So riconoscere un toro o un animale. Da Masako. Vi assicuro da Masako, probabilmente... da Masako. E senti il calore che si allontana. Sì. Probabilmente. Io sto arrivando alle porte ormai, perché... Beh, in mezzo ci sono comunque loro, che sta arrivando in vista in mezzo alla strada. No, voglio aprire. Esatto, non apri la porta. Sì. E senti del caldo. In che senso? Senti del caldo dal nulla e senti una, la mia voce. Siete caldi? No, voleva essere un metallo. Masako potrebbe essere impazzito. Dice che c'è un Oni dentro la casa. Ah, clink. Con la katana. E aspetto che arrivi lui. Sai, la taglia demoni. Speditamente ma silenziosamente. Siete lì fuori. Sento il caldo nell'aria e dico, confermo la sua versione. Va bene, io faccio per aprire la porta. Ah, vogliamo fare così? Io faccio per aprire la porta a un demone, me ne frega un cazzo, lo tiro giù. Va bene, siamo qui anche per questo, no? Che sappia qualcosa. Quindi, che faccio per schioccarmi le dita e non me ne scrocca neanche una. La mia arma preferita qual è? Dimmelo tu. Può essere qualunque cosa. Il kunai, il ninja to. L'amicizia. L'amicizia. Questo, il kamaguri. Kusarigama. Kusarigama. Il? Il reame degli Yoni. È il Jigoku, no? È sempre il Jigoku. Scusa. Gli Yoni non sono immuni alle fiamme del Jigoku. Da una parte c'ha la palla di ferro e dall'altra c'ha la... tipo... il falcetto. Il falcetto. La falce, no? Bello. Sì. Con la catena. Ok. Faccio per aprire la porta. Io non silenziosamente, immagino. Vabbè, scusami, però è una porta di carta, quindi non fa particolarmente rumore. Potrei anticiparla, aprirla io, in modo da avere un... Sì, ecco, la gestione dei round è simile a quella di Dungeon World, con però in più il fatto che loro a un certo punto agiscono. Quindi agite quando volete, però anche loro hanno diritto di agire quando vogliono. No, lui se fa per aprire la porta come se volesse entrare per primo, lo trovo anche onorevole, lo lascio fare. Apro la porta. Io sto pensando ai vari modi in cui potrei utilizzare le fiamme, che non sono sicuro che abbiano effetto io su Moni, e faccio dei pensieri. A me mi hai visto solo estrarre il forte della lama, quindi ho solo scattato di un pollice la katana, in modo tale sia non faccia resistenza all'estrazione, ma non l'ho ancora estratta. In realtà nessuno di voi ha mai incontrato veramente un Oni. Tu hai avuto a che fare con gli spiriti, ma gli spiriti sono tutta un'altra roba. Beh, io ho visto io ho visto però un botto di raffigurazione. No, quello senza dubbio. Russa, quindi si stanca, quindi può morire. Anche questo è... sanguina. Le logiche innegabili. Se sanguina può essere ucciso. Tu sanguini. Lo farai. Esatto. Ok, apri la porta e... lo attacco. No, io lo fermo. Lo fermi? Sì. Perché? Perché io ho detto... andiamo a vedere che cazzo ci fa un Oni qua. Non uccidiamolo di prima... Ah, così hai detto. È un Oni, va ucciso immediatamente. Sì, non si affronta un avversario. Mentre parlate lì sulla porta, sentite comunque che fa sbuffa un po' e si rigira. Si vedono resti in giro nella stanza? Sì, assolutamente. Esatto. C'è una testa. Quindi, a pochi quindi passi difficile davanti a voi. Che sia la rara maledizione che ha preso uno dei monaci perché non ha donato la rosa alla vecchietta e si è trasformato in un Oni. No. Ok. Ah, bella la bestia. Bella della bestia con un c'ha dei filamenti di tricipite tra i denti. Sì, ci sono pezzi in giro. Okay. Mio mini Oni, stai sempre con me. Oh, io sono pronto a scattare le fiamme dell'inferno letteralmente. Okay. Va bene, quindi io invece mi defilo sul lato, trovo una posizione elevata su un asse di legno da qualche parte e poi faccio partire la catena. Già meglio che attaccarlo sulla porta. Io invece faccio molto delicatamente arrivare delle fiamme sulla trave che c'è sopra. Dove c'è lui? Sì. Non abbiamo mai combattuto di squadra ancora, no? E inizio piano piano a bruciare i lati per poi farla cadere. Quando faccio più fiamme la faccio cadere.
Ok, tu lanci per indebolirla. Il tuo falcetto verso Loni e vedi che lo colpisci e rimbalza a terra. E Loni si rigira un attimo e fa si gratta la schiena come una zanzara che ti punge. E l'ha preso con la lama. E l'ha preso, no, non l'ha preso proprio con la lama drittissimo. L'hai colpito, però vedi che ha la pelle parecchio robusta. Quindi se vuoi colpirlo effettivamente, tira un bel dado. Ok. No, gli ne tira due. No, cazzo. Quindi a questo punto l'attacco con la catena di distanza non è l'arma più corretta. E estraggo il Winchester. No. Scusa. No, sei Winchester. Quando un oni con le corna incontra un ninja con il Winchester. Beh, forse gli unicorni qualche arma da fuoco ce l'ha. Hai fatto il movimento sul Winchester. La katana. No, se la portavano sulla schiena, dai, alcuni almeno, no? La katana, no, la gunblade, la katana con la pistola. Magica. Com'era la casa 2? I fucili sono nel reparto 6. Il reparto ferramenta. Il reparto ferramenta. Un dado. E poi dopo che lancio il dado. Dopo che l'hai lanciato, quando hanno visto che cosa è successo, possono. Tu cosa stai facendo? Esatto. Io mi sto lanciando su di lui dall'alto. Dall'alto, così. Perfetto. In questo momento sono così. Io ho fatto 2. 6. Sono 4 gradi di successo, quindi è un successo critico e gli fai una ferita permanente. Non è ancora morto. Io spendo un punto. Ok. Per narrare cosa succede. Va bene. Quindi devo togliere un punto da Ryuken. E quindi proprio in quel momento vedo che lui cade e cosa fai? Gli pianti la... Narralo tu, hai voluto spendere il punto. Ah, anche l'attacco suo. Ok, tu salti per colpirlo, lui si apre l'occhio perché ha sentito tipo zanzara, si gira per fermarti con la mano gigante, tu vedi che il dipendente ti sta prendendo con la mano, in quel momento la trave cade, gli sbatte sul braccio appoggiandoglielo per terra e la tua lama si infila proprio sotto l'ascella e arriva dentro all'interno della cassa toracica. E con la trave che gli cade, gli tiene. Adesso c'è una trave gigante che gli tiene il braccio fermo, bloccato. L'urlo del. Ah, e lui, ovviamente, dopo che ha fatto il colpo, lo sfila a rotola, nascosto dietro un'altra delle parti che ci sono lì dove ci si può nascondere, cose saranno dei barili, qualcosa. Barili dentro un tempio. I famosi barili. Vabbè, ci avranno il cibo, qualcosa. C'è mezzo cavallo. I cosi, dai, quella specie di barilotti di riso ci sono sicuramente. No, perché questo, come dicevo prima, è un tempio di quelli dei pellegrini, non ci sono i monaci che vivono qua. Poi sono i pellegrini che arrivano. Allora si nasconde dietro la trave che gli è caduta sul braccio. Sì. E c'è lo schizzo di sangue. I famosi barili di riso. Sono i barilotti quelli di riso, sono... Sì, sapevo sacchi, vabbè. No, non sono dei sacchi, sono fatti... Sì, in faccia si trovano... Sono dei cesti intrecciati, praticamente. E in faccia c'è anche una statua di Shinsei, se proprio, che okay. È pure di pietra, che magari regge più... Allora si nasconde dietro la statua di Shinsei. Che ha l'aspetto di... È il Buddha. Ma il Buddha cinese? Sì. Si ritrova in faccia... L'urlo dell'Oni riecheggia in tutta la valle, l'urlo tutta dell'Oni la spaventa. E sicuramente l'hanno sentito. Terrorizza l'Occidente. Anche al villaggio. Al villaggio può sembrare però il rumore di una frana. Piccola. Quindi valanga, non c'erano 30 frane al giorno, c'erano 30 uni che urlavano. In effetti può pure essere che più avanti ci siano altri 29 uni. Ma io in questo caso, merda, avendo cambiato la narrazione del suo attacco, io ho ancora la mia azione. Sì, hai speso un plot point. Perché cavolo, la trave è caduta troppo presto. Ma doveva utilizzare il mio disperatamente atto, o no? No, in realtà è bello se lo fate. Io vi ho dato sta regola per cercare di farvelo usare, ma in realtà no. Ah, ok. ci volevi corrompere. Sì, da regolamento non è previsto che voi siate costretti a usarlo. È bello se lo fate. Prossima volta. E quindi, da regolamento, questo cosa serve? Quello serve a sapere voi... A che cosa è destinato il vostro personaggio, ma okay. Voi giocatore. Ok.
E io invece, vedendo tutto questo, il tempio com'è fatto il pavimento? È di legno, molto semplice, c'è appunto la statua di Shinsei e in un angolo ci sono ammonticchiati dei materassi. Allora, vedendo che Loni c'ha il braccio bloccato dalla trave e sta cercando di scalciare per rialzarsi, con una fiammata faccio spaccare un pezzo del legno sotto dove sta per dare un calcio e voglio fargli incastrare la gamba nel pavimento. Vai, tira. Voilà. 6. Aia. Ti salvi col 6. 2. A questo punto però possiamo sperare di aiutarlo con i nostri punti. Allora, sì, perché anche io ho fatto un successo critico contro di lui e gli devo fare una ferita permanente. E questo lo sapete perché questo è matematicamente così. Se volete spendere voi i punti per narrare come lui ha fallito, lo potete fare. Ma non per fargli ritirare il dado in questo caso. Potete anche fargli ritirare il dado. Potete anche spendere sia per uno che per l'altro se vedete che anche ritirando non è... Cioè, ma se spendiamo per fargli, per dire come lui fallisce, non subisce la ferita permanente? No, deve fallire lo stesso, però potrebbe non prendere la ferita permanente. E beh, okay. Sti cazzi. Beh sì, 6 è difficile da battere. Dovrebbe fare un altro 6 e sarebbe proprio solo un successo risicato. E poi il successo risicato a bloccargli la gamba nel legno a un Oni non è un granché. Intanto gli faccio ritirare il dado. Devi narrare come? Come lo aiuti? Sì, come lo aiuti. Io ti do una mano dicendo immagino che ho spaccato il legno, lui tira la pedata dentro, poi inizia a agitarsi e con l'altro braccio mi sta tipo arrivando in faccia. Ok. Io sono la sborone a fare fiamme. Si vede il risultato. Oh. YOLO. Ah, YOLO. Allora, io mi rendo conto che la grande trave che è caduta in realtà ha divelto qualche asse del pavimento. Ok? Quindi, quando mi rendo conto che ha sbagliato completamente la... Cioè, o che non ha armi. No, mi sono messo proprio vicino, cioè, troppo esatto, vicino. Cioè, non ha adottato la tattica giusta. E, dal mio nascondiglio faccio un salto sulla trave, poi salto dall'altra parte. Ok, esatto. Quindi salto sulla trave, quindi il pavimento crolla e l'ONI in quel momento si sbilancia leggermente, dandoti un'altra possibilità di evitare i suoi colpi. No, è proprio destino che ti spacchi. Ok. Grazie. Bel tentativo, ma purtroppo spendo hai rifatto due esattamente come prima. Il mio punto, perché Loni ovviamente ora è infuriato, ha già perso l'equilibrio due volte, la causa è sempre lui, prende una di quelle travi che si sono La gente rotte. Se la prende sempre con quelli che fanno i cc, cazzo, non gli ho fatto neanche un danno. E fa per caricarlo con una delle assi di legno per tirargliela sul gruppone. Quando li vedo far questo, estraggo la katana ancora di più, in modo tale che la luce della luna si rifletta sopra e attiri la sua attenzione. Tanto samurai. Non è lui il tuo nemico, sono qui per rispedirti nel Jigoku. E faccio per attaccarlo io, in modo tale che la sua attenzione sia rivolta verso me. Quindi immagino che si gira verso di te e continua a dare la plancata sulla mia faccia, perché fallisco comunque, oppure anche che non vengo ferito. No. La tua azione era che lo volevi bloccare, lui non è per niente bloccato. Ok, esatto. Però il braccio era bloccato. Sì, ma dato che stavi cercando di bloccare proprio le gambe, non è bloccato. È bloccato dall'asse che è quella che ha sollevato per picchiare la faccia, perfetto. Quindi viene sbattuto indietro ma non ferito. Non ferito, sì non viene perché ferito. Perché è attirato da lui. Ok. Sì, buona... sì, grazie. Faccio per attaccarlo con una tecnica del estrai e rinfodera. Ok, la tecnica di Gaemon. Lui invece ti carica cercando... Con un randello di legno. Con la tecnica dell'Oni. Wow! 6 5 ce la fai, ma è un successo. Ce la faccio perché devo fare una capriola in avanti per evitare la mazzolata in arrivo. È un successo normale. Contro una randellata di un nonno è già un successo. Esatto.
gli faccio una ferita al fianco. Allora, come vedete anche voi, potete avere solo 3 ferite. Ok. Di cui una è leggera, una vi dura tutto il capitolo e una è permanente. Se le avete tutte e 3, ciao. E 2 permanenti? 2 permanenti fanno una... Cioè, devi cercare una, sì, cerchi un'altra. Un'altra. Okay. Ah, quindi Loni è già 2 su 3. Sì. 2 flash fanno, cioè, comunque non... Sono sì. 3 ferite. Sì, sono 3 ferite perché così rendiamo il combattimento un po' più saporito. Perché di base sono... Potreste prendere di più, però io sono stronzo. Ah, ok. No, va bene. Comunque, grazie. Beh, one okay, shot, figurati, dai, una one shot. E, tocca a Loni, che a questo punto ha cercato di colpire Masako. Non ce l'ha fatta. È stato, anzi... ferito dalla katana, quindi lascia andare l'asse che aveva in mano e mentre tu sei in posa con la spada richiusa dopo aver fatto il tuo colpo perfetto, lui cerca di prenderti e sollevarti per strapparti le braccia. Molto ogni. Ma lui non deve tirare niente qua. Sì, lui adesso tira la risposta del okay. Come ogni. Come ogni. 2 4 Come riesci a evitare Loni allora? Beh, chiudo il colpo e molto la Gammon so già che mi arriva da dietro. Quindi oddio, sarebbe figo, ma contro Loni non funziona molto. Non sto fermo subito dopo il colpo, gli do un attimo di fermo immagine, diciamo, la situazione. Credendo che io sia gongolo in quella posizione, sicuro di me, in realtà sto solo cercando di fargli capire: sì, ok, colpiscimi qua che ora mi sposto e schivo immediatamente di lato l'attimo dopo, prima che mi colpisca. E scande l'aria. Ok. Pronto poi per riestrare e colpire. Sta a voi. Io a questo punto ho preso alla sprovvista da quell'attacco e lui che mi ha fermato. Faccio andare le mani in avanti come delle fruste, rapidamente, e non voglio fargli male, ma voglio svantaggiarlo, voglio tirargli veramente delle frustate di fiamme in faccia a dargli fastidio, sugli occhi, sul naso, che non sono dolorose, ma lo distruggono. Sono molto fastidiose. Sì. Ok. Devo tirarti? Yes. Sappiate che se fate 6 e qualcuno vi aiuta e fate un altro 6... uccidete istantaneamente qualsiasi cosa. Purca. Anche lo stesso. Ma in questo caso il mio successo, che non vuole fare danni, cosa fa? Fa una ferita che non è una ferita. Okay. Non muore. 5. 2. Questo dado ha fatto 2 troppe volte di ferita. No, tienilo. Ma guardalo bene, guardalo bene, guardalo bene. Te sei il bullo dello spogliatoio. Sì, sì. Hai tirato la frustata alle cose. E adesso gli sto dando gli schiaffetti. Dopo l'ultima fiammata, quando si spegne, dietro le fiamme, sotto la pancia dell'Oni, nascosto, ci sono io. Con l'inquadratura dell'immagine che è rimasta uguale, facendo vedere le fiammate, poi si è abbassata un secondo. Esatto. Sotto. E parti con la trivella di E cosa vuoi fare quindi? Spadata verso l'alto. Esatto. Tira. Quanti dati vuoi tirare? 2. Destino che Loni venga ferito brutalmente dalla tua spada. Get this on it. Riesci a lanciarti di lato giusto all'ultimo, perché il sangue nerastro dell'Oni sta iniziando a colare dalla ferita che gli hai fatto. Oh. E deve essere una cosa terribile essere inondati dal sangue di un Oni. Quindi fai giusto in tempo a rotolare di fianco, tagliandogli ancora di più lo stomaco, prima che lui rimanga fermo per un attimo, cercando di avanzare ancora un'ultima volta verso di te. Poi parte una sfrangiata di sangue dallo stomaco dell'Oni, che cade a terra, iniziando già in quel momento a sciogliersi, lasciando dietro di sé solo le ossa. Con la tua azione,
Io non mi fermo a guardarlo. Sta morendo, si scioglie, è tornato nel Jigoku. Ho fatto. Io, siccome il colpo, mi sono reso conto che il mio colpo era particolarmente efficace, non mi sono soffermato a guardarlo, ma ho cominciato a camminare lentamente verso la statua del Buddha, che non mi ricordo come si chiama. Shinsei. E senza badare al corpo dell'Oni, mi metto a pregare. Io invece vedo che l'Oni va a terra totalmente opposto a lui che è andato in paio così, io faccio te l'avevo detto e sputo sull'Oni. Prima che l'Oni si sciolga completamente, uso una delle mie abilità che a questo punto mi scrivo. Sembra un momento buono per farlo. Bisogna sempre tenersi un'abilità da scrivere al momento. Esatto. Quando è che mi può servire? Con la quale praticamente io prendo la spada, infilzo il demone. Ciao Pietro. E lui non può morire. Perché così lo posso interrogare, lui alla mia mercé. Fintanto che lo tengo infilzato e ho la forza di tenerlo. Va bene. A che gli voglio chiedere... Non ti sembra un po' un... È il momento in cui io devo... Come dicono gli unicorni, un overkill? Un overkill? Dicono la lingua degli unicorni? No, non lo sto uccidendo, sto evitando che muoia, che rimanga in quello stato d'agonia per interrogarlo. Puoi fare una cosa del genere? Con questa spada, sì. Ah! Allora ha sentito tutto quello che gli ho detto? Sì. E ridacchio. E se lo ricorderà. Da più piacere. Poi. Perché sei qua? Chi ti ha evocato? Perché dovrei rispondere a uno sporco leone? Giro la tua testa... No. Vuoi tornare da dove sei venuto? Sembra faccia male. Non prolungare la tua agonia. Il mio sangue immonderà queste assi. Ergi. Io brucio il sangue. Ok. No, come vedi, neanche il tuo sangue immonderà queste. Sarete bloccati qui con me per sempre, allora. Ah, come mai? Perché appena lascerai questa spada io tornerò dal mio signore. Se non la lascerai mai, prima o poi riuscirò a liberarmi. E se resterai qua con me sarete bloccati qui. Ah, oppure ti posso rinchiudere in questa spada. Non puoi farlo. Ah no? Puoi farlo? Sì. Altra abilità. <Giro. ride> Ne hai messa una sola tu. Aveva messo o la spada. Sì. Katana di Atto Rianzo. Basta. È descrittivo, no? Giro 3 volte la spada. Batto i tacchi. Dico, non c'è niente di più bello di un Oni morto. Fai un salto, no, falli un altro. Faccio per infilo la spada con il pomo. La giro, la spada rimane ferma, ma la guardia gira su se stessa, si apre e fa tistire trappola di Ghostbuster e lo tira dentro. Viene risucchiato, le sue carni entrano nella lama d'acciaio e vengono risucchiate quando dentro. Quando uscirò sarai tu! E verrà consumata lentamente dentro la spada. E in realtà adesso si scopre perché la spada nel nostro futuro è spezzata. Sì, lo so. Perché l'Oni è uscito! E non solo questo, probabilmente. No, è quello il problema. Ecco perché almeno ce l'ha la serpe, la katana. Dice, ah cazzo! Bella sta roba! C'è un esercito dentro. Quello che rimane nella stanza del tempio sono i resti di queste persone che sono state divorate dall'Oni. Mm. Non rimane moltissimo. Comunque niente di vivo. No, decisamente niente di vivo. Però avete liberato il tempio. E sappiamo che qualcosa sta accadendo perché verremo bloccati anche qua. Se aspettiamo. In questo momento di pausa potete, se volete, riassegnare i vostri punti fiducia. No, a me va bene. Se volete cambiarli. Se no, li riguadagnate e basta. Io li ripristino allora. Tolgo i 2 che ho speso. Io sì, mi sono esaltato tantissimo dopo aver visto quel combattimento. E come il fatto che Masako e Ryuken riescono a coordinarsi nonostante probabilmente una delle prime volte che combattono insieme. E con me, che io di solito non sono coordinato assolutamente. E a sfruttare tutti i momenti, sono degli ottimi guerrieri, me la sento... Felice la cosa e risalgo a 3. Ok.
Visago a 3. Ah sì, vabbè. Eravate a 2. No, aspetta, ma riassegnare. Riassegnate quelli che avevate. Cioè, quindi il totale che abbiamo rimane invariato. No, si rifà il totale. Si rifà il totale. Sì, però tu ne hai sempre 3 da dare. Sì, ok, però uno che l'avevo speso ce l'ho di nuovo adesso. Sì. Scusa, io ne ho 3 da dare o devo dare un punteggio da 1 a 3? Da 1 a 3, un punteggio. Voi mi cambiate da 3. Anche di prima. No, io cambio se sei già a 3. Io cambio Ryu che ne ha 2. Quindi adesso da te prendo 3 5. 3. E tu invece 2. Da 1. Perché comunque ti sei dimostrato un valido combattente. Sì, io ho. Io sono un casinista. Io ho un po' di dubbi sul su Aki come. Sì, perché sono una persona estremamente ordinata. E lui no. E lui è, mi sembra tra l'altro l'elemento più pericoloso in funzione della mia missione. Più dell'ONI. Molto probabile. Quindi io come minimo passerei da 3 a 2. Okay. Nel tuo caso. Giustissimo. E non sposterei a Kodo. Il sole sorge dopo. E comunque nel complesso ci abbiamo guadagnato. Sorge dopo non troppo tempo fuori dal tempio, anche perché avete camminato per buona parte della notte dopo che siete partiti dalla locanda. Fisicamente siamo provati tra combattimento. Fisicamente è stato abbastanza impegnativo tra lo shock di vedere effettivamente un Oni per la prima volta e comunque usare la spada ti ha stancato molto. Ok, quindi darei un segnale di una sosta almeno per tirare il fiato e fare la colazione. Che comunque magna una salita, magari farlo. Pulire il tempio, dare degna sepoltura se c'è modo, se non una pira almeno. La degna sepoltura a Rokugan è sempre è vera, una pira, pira. La pira. In dubbio non tu dai fuoco. Poi abbiamo il piromane qui. Aspettiamo domani mattina. Chiunque abbia è mattina. Evocato l'Oni per presidiare questo tempio pensa che sia presidiato. È il momento di riposarci senza dare nell'occhio. La pira la potete fare quando vi siete riposati. Mi affido a Bayushi Sama. No, aspetta, Sama era San. Bayushi Sama. Vi riposate, non è semplicissimo dormire con delle teste che vi guardano a monte. È per quello che porto l'elmo del leone, me lo giro sulla testa. Da pochi metri di distanza, però coprendole con almeno un telo o uno dei materassi, il loro sguardo e la loro presenza viene un po' mitigata. Il sole sorge, non arrivano altri pellegrini a disturbare il vostro riposo. Se no facciamo la fine degli altri. E sentite nuovamente il rumore di una, potrebbe non essere una frana, però comunque le rocce si stanno muovendo in qualche modo. Credo che questa sia la sveglia. Tu hai modo di capire, Isawa, da dove vengono, dove è il fulcro di questi spostamenti? La cima della montagna. Preciso? Beh, quando ci avvicineremo forse potrà essere più accurato. Adesso mi fido. Sarebbe complicato. Allora continuiamo la scalata della montagna o avete in mente altre cose da fare prima che dia fuoco a questi poveri genti? Direi di dar loro il destino che si merita e poi eterno. Di muoversi più presto possibile. Io accatasto la legna, poi chiedo a Isawa di appiccare.
prendo fuori. Catasto la legna, ovviamente, in modo tale non prenda fuoco. Lì, io prendo fuori acciarino pietra focaia e li so fare con quello perché non voglio farli bruciare nelle fiamme del Jigoku. Non sarebbe carino. Perché dico, vabbè, tanto lo chiama lui il fuoco. Il Jigoku. Però vedi che in realtà vado lì con acciarino e pietra focaia e do fuoco. Sì, io sono. Rimango vagamente ipnotizzato da una delle teste ammonticchiate sotto la pira e la guardo fin quando non prende fuoco e sparisce fra le fiamme. Mi lascio il fuoco alle spalle e faccio per partire. Faccio dagli, ma loro non erano in grado. Come alle pendici del monte, anche qua è comunque una bella giornata. A parte ciò che avete vissuto voi, il resto della montagna sembra ignaro di quello che sta succedendo. Gli animali non se ne badano, le piante crescono rigogliose. Mi raccomando, quando dovrai fare il tuo rapporto a Bayushi Sama, abbiamo ucciso un oni piccolo, ma era comunque un oni. Io incendo di sì non cerco, cioè, gloria. Beh, ma è un dato di fatto. Non era uccidere un oni. Beh, dovrò fare il rapporto io allora. Io continuo a camminare. Riprendete la marcia e salite sempre più verso la cima. Dopo una ventina di minuti al massimo che siete partiti dal tempio, però notate un'altra situazione molto raccapricciante ai lati del sentiero. Perché la pelle di qualcuno è stata appesa a un ramo, come se fosse... Hanno steso i panni. Come se fossero dei panni stesi. Cos'era la questione della pelle di quello che hanno trovato solo la pelle? Il compagno nostro della gru. Un loro compagno che è stato trovato morto... Però in casa, nel tempio, sì, nella casa del Daimyo. In casa sua. Ma i vestiti anche o solo la pelle? Solo la pelle. È un po' alla Cell di Dragon Ball che ti succhiava dall'interno. Io ho capito, ma i vestiti ti spoglia e poi ti succhia dall'interno. E questo sì, non mi piace succhiare vestiti. È una cosa molto strana e non avete mai nemmeno sentito di oni che si comportino così. L'oni, no, ma questa l'avete è visto, mangiano, mangia tutto. Questa è solo la mentalità di uno psicopatico. È come la purchetta, la bella parte più buona. Ma io guardo la cosa e faccio, ma non ci spaventa. Get down, oni. Non ci spaventa assolutamente. E quindi proseguo dritto. Beh, io prima mentre di proseguire pensando dritto cerco di capire come è stato fatto. Avvicinandoti e guardando meglio, ti sembra... La pelle è molto secca in realtà. È come un serpente che fa la muta. Ecco. Non è proprio pelle umana, sembra quasi la pelle di un serpente che ha fatto la muta. No, è chiaramente pelle umana, ma si è seccata molto di più. È molto, molto sottile, però non è squamosa. È la pelle di un essere umano, che però è stata... È proprio solo lo strato più esterno della pelle. Io con... Ti stai guardando? Con un coltello faccio per tagliare, che ne so, il braccio della pelle, però per non togliere tutto. E lo faccio per portarla a loro. Questa non è pelle umana. O almeno... Sembra pelle umana. Non è la normale pelle di un uomo. È pelle umana, ma nemmeno il più abile Skinner, mi viene in mente, come si dice, scuoiatore, grazie, sarebbe in grado di fare un lavoro di precisione di questo genere. Beh, c'entrerà per forza la magia. È per questo che te l'ho portato. Quindi aspettiamoci di rincontrare il vostro vecchio amico, giusto? Perché? È possibile. Perché? Ha semplicemente cambiato pelle ora che è succube dello spirito del serpente. Cambiato pelle? Cioè tipo un serpente? È quello che sembra. Beh, è sì, ma... il clan della serpe. Ma cosa c'entra con la gru? Con la gru? Ma questo sarà una magia che scuoia una persona facendo sembrare in questo modo. Credo che saranno stati in qualche modo... Ma il nostro compagno della gru non ha niente a che fare con il conosciuto in Doji.
Ma puoi per caso capire se ci sono residui di magia? Quindi se è stata usata la magia per questa pelle, quindi per scuoiare questa pelle? C'ha tatuaggi questa pelle? Questa pelle non ha tatuaggi. Posso provare. E ci può stare. Me ne servirà un pezzo più grosso. E faccio un cenno verso il... sopra. Quanto lo vuoi? Vado lì. Che faccio? Lascio. Fatto un etto e due. Ma quella parte dovrebbe andare bene. Vabbè. Io con il dito inizio a incidere dei simboli a fuoco sulla pelle. Fino a che non brucia. E con le mani cerco di fare... tipo di inalare il fumo della pelle bruciata e cerco di divinare se... cosa è successo. No, beh, sì, della divinazione ti faccio delle domande o... no, più... generico. Più generico. Tira per vedere quanto accurate saranno le tue visioni. 12 senti solo per un attimo un grande dolore che è allo stesso tempo un grande piacere. Ah, ah. E dopodiché, e tutto questo succede... Io lo vedo in questa frazione che lui è deconcentrato dal dolore. E cerco di guidarlo con la mia voce, gli faccio: concentrati, pensa all'uomo del serpente, vedi se è la sua pelle, concentrati su di lui, guarda se è la sua pelle. E gli faccio ritirare. Io ho fatto 4. Cioè, dai, è fattibile. 5. Andiamo. La voce di Masao ti riporta un attimo... Cerco di buttare giù il fumo. Ti riporta un attimo a te stesso. Un uncino umano. Che bello. Butta giù. E riesci a concentrarti un po' di più su quello che hai visto. E vedi il proprietario della locanda. Che via quello che dove siete accorto. Stati ai piedi della montagna. L'oste che ci ha offerto da bere. Che vi sta salutando con la mano dalla porta, come quando siete partiti durante la notte dopo che tu l'avevi distratto. E ci sta salutando. Si gira verso di te. Tu vedi solo uno schizzo di sangue tagliarlo praticamente a metà. Lui cade a terra, morto. Dopodiché senti la pelle che si sta strappando di dosso a te. E rimane nelle tue mani, che adesso sono delle mani diverse, la pelle della moglie del locandiere, che ti sei tolto di dosso. L'ho ucciso il locandiere. Sì. Ma quando ho ucciso il locandiere ho fatto qualcosa anche tipo di strappargli la pelle? No. La pelle che stai guardando è la pelle della moglie del locandiere. Tu eri la moglie del locandiere. E in quel momento senti anche però una voce che ti dice: io ti potrei dare un potere ancora più grande di questo. Ancora più grande di quello che hai adesso. Devi solo portarmi la spada. Credo che avessi ragione io, più parzialmente, totalmente che parzialmente. Ho visto... E la pelle questa qui mi ricorda quel poco che è rimasto. La moglie dello era la moglie. Questa pelle era della donna per cui ti abbiamo scambiato all'inizio. La moglie del locandiere. Qualcuno ho visto ucciderle il locandiere. E poi la scarta. Ah, anche cercato di tentarmi con potere. Vuole la spada. Quindi diciamo. Ha detto che mi ha detto. Sei... Scusate, se quindi no... che gli hai detto? Quello beh, vediamo quando lo incontriamo. Ma per adesso compagno. No. Ah, per adesso? Beh, mi ha offerto un sacco di potere in cambio della spada. Chiaramente pensa di potermi tentare con questa cosa, non sapendo che in tutti i libri che ho letto va sempre a finire male per chi accetta. Però poi vediamola. Tu mi stavi facendo una domanda. Sì, sto guardando malissimo. Beh, il fatto che te lo sto dicendo. No, lo so, ma... Cos'è che stai dicendo? Era un vostro compagno quello di cui avete trovato solo la pelle. Sì. L'altro sì. E quindi significa che
non era il nostro compagno, almeno da un certo punto. Mostro con cui tu hai parlato potrebbe avervi seguito nella pelle del vostro compagno. Non abbiamo fatto molto con lei, lui. Ma no, l'ultima volta che l'ho visto io, perché c'erano entrambi. No, sembrava uno strano cortigiano. Forse c'era qualcosa di ma strano, era rinomato per essere strano, era una persona molto particolare. Chi può entrare nella pelle di un mortale? Magia, e magia molto oscura. E poi liberarsene e soprattutto propormi di acquisire potere? Potrebbe essere più di quello che ho. Stesso. Molto probabile. Quindi l'anima dello stregone è in grado di impossessarsi della pelle di altri mortali. O forse se la può indossare, una moglie del locandier abito. Questo significa che uno di noi potrebbe essere lui. Già, però non mi tenterei mai da solo con del potere, già ce l'ho. Effettivamente. È quello che ci hai raccontato. Non possiamo fare altro che fidarci. Potrebbe essere tutto un mio piano per darvi delle informazioni in questo momento su di me che cambio pelle, per poi arrivare in cima alla montagna e dire siete venuti proprio dove volevo. Capita anche questo in molte libri. Stanotte ho ucciso il mio primo demone, non sarà l'ultima morte di questa giornata. Mentre loro parlano io estraggo il forte della lama, ci appoggio la pelle sopra per vedere se reagisce. Se c'è il residuo di demone, la pelle dovrebbe cominciare a sfrigolare, bruciare. No. No. La pelle è solo pelle. E comunque non reagisce neanche alla mia. Il mio tocco di giada, che quindi perché non è corrotto. No, no, la pelle di per sé non è. Mannaggia. Non è corrotto. Ma era. Perché la corruzione degli Shutendoji va molto più. Ma era appesa? Tipo a mostra o era buttata in un angolo? No, no, era appesa in bella mostra. Questo potrebbe. Beh, nel frattempo proseguiamo, però possiamo iniziare a pensare alla cosa. Quindi lui sa che stiamo arrivando, sa chi siamo, conosce bene o male i nostri poteri, ha sentito, ha fatto finta di essere stato distratto da me. A questo punto. Parzialmente, sì. Ha sentito il discorso della montagna, però non ci è venuto a rompere le scatole di notte, questo è una cosa positiva. Beh no, perché probabilmente deve rimanere lì. Ma perché ci vuole qua potente, sopra? Beh, o ha paura di noi. O ci vuole qua sopra. E noi stiamo facendo esattamente quello che lui ti ha chiesto di fare. Gli stiamo portando la spada. Sì, ma noi la stiamo portando in senso lato. Nel senso di taglio. Cioè nel senso di taglio. E ridacchio. Sottovalutando tutti i miei nemici come sarà la mia fine. Io ti guardo con una leggera disapprovazione. Anche perché è leggera, anche perché vedi poco della mia faccia, quindi. Però ti sto simpatico se mi stai entro 9 metri. Sì. Ti sta meno antipatico. Se mi stai meno. Però trovo antipatico il fatto che tu mi stia simpatico forzatamente. La cosa mi innervosisce. E va bene. Ok. Beh, proseguiamo e andiamo a dare la spada a chi ce l'ha chiesta. Bene. Beh, non è quello che devi fare alla fine. Ah, sì. Però qualsiasi cosa abbia lasciato qui la pelle aveva delle mani. Sì. E quindi aveva delle gambe. Certo. E quindi potrebbe aver lasciato delle tracce. Prego. L'idea è tua. Sei. Io non posso spendere il punto per fare tirare a te. No. Ma per fargli tirare a lui sì, e se fa un altro, ma se fa un altro 6 è un successo critico. Te lo senti? E muore da lontano. Ah! Cioè, cerco delle tracce. Ma 2-6 non è critico e muore in automatico. È un mega critico, non state menando nessuno, quindi. Però è un successo critico. Criticissimo, anzi. Dopo vuoi il critico o ti va bene così? Mentre lui sta guardando le tracce, le sta cercando. Adesso che giorno, che momento è del giorno? Sarà tarda mattinata perché avete praticamente spostato. Ma c'è l'ombra, ma c'è l'ombra della montagna che fa molta ombra. E io gli faccio semplicemente luce mentre lui cerca le tracce.
perché per non farsi la semplicità notare, per non farsi notare, gliel'abbiamo detto. No. Ci abbiamo provato. È comunque un bel successo. Beh, è un successo. Effettivamente ci sono delle tracce e ti sembra che si muova molto più velocemente di quanto ti aspetteresti, perché sono molto separate le une dalle altre. Però riesci a capire da che parte sta andando, ed effettivamente sta andando sembra verso umane, la cima comunque della montagna, sono impronte umane. Quindi non la sono distanza più grosse, perché il passo è... Io chiedo a lui. Salta semplicemente. La distanza è semplicemente data dal fatto che probabilmente ha corso, quindi non si è mosso delicatamente, cercando di non farsi vedere dopo aver appoggiato la... Sta saltellando con gli zoccoli? No. Ah, ok. Ce lo dici? Sì, sì. È corso, sta scappando, c'ha paura. E è a piedi completamente nudi. Le impronte che vedi sono proprio i piedi, non gli zoccoli. Te sta proprio a fare la meteora ora. Io sì, ma no, lo dico, faccio più vedere, perché sto facendo così perché sto giocando recentemente a Batman, no? Arkham Knight. E ci sono i momenti in cui tu provi sopra dove c'è il tizio sotto, fa: ah, io non l'ho mai incontrato Batman, ma se dovessi incontrarlo gli farei un culo come un capanno. E lì ovviamente ti fermi, vai giù e li gonfi di botte, no? E in questo momento mi sento molto il tag di Arkham City, no? Sì, sta scappando il codardo, vedi? Va bene, io che sono più o meno vestito come Batman, a metà tra Batman e Scorpio. Sei più Nightwing che Batman. E Kylo Ren. Wow! Ma c'è una cosa così, sei più esatto. Nightwing, ti mancano gli Sì, sì, esatto. Va bene. Proseguiamo. Sì, proseguiamo. Proseguite. Io però cerco di seguire le tracce, quindi mi tengo un po' davanti a loro e cerco di capire... E adesso vi chiederò una, se riesco a capire, una cosa dolorosa per tutti. Tirate tutti un dado, perché è una piccola frana. Sentite che vi sta per cadere addosso. No, le mie tracce. Tempo. Cinque. Dipende da come fa lui. Sei. Due. Intanto possiamo far ritirare, No, neanche se segniamo un punto a possiamo, testa. Possiamo tirarlo su uno per un braccio e l'altro per un altro, fallo il tiro. Sì, per non farmi troppo male. Sì, quello sì. Sì, quello sì. Almeno hai due ritiri. Va bene, quindi lo faccio. Ah, perché puoi usarlo più volte? No, ognuno lui e uno io. Cioè, se proprio il culo. Cioè, tu vedi, mi sto prendendo un macigno in sull'albero. Faccia sull'albero. Ah, di qua. Ah. Cinque. Meglio 5-5-5, perfetto. Ci prendiamo tutti un po' di schiaffi. E i sassi cadono. In realtà riuscite a spostarvi abbastanza velocemente da evitare Grazie. La maggior parte. Però purtroppo venite separati. La frana ha diviso il sentiero per un attimo e vi perdete di vista per qualche tra minuto. Tra tutti e tre? Tutti e tre. Nessuno di voi è riuscito a farcela, quindi... Spostando poi, quando finisce questa piccola frana, spostando i massi più grossi e cercandovi, vi ritrovate. Ma siamo feriti? Non siete feriti, però in questo momento nessuno di voi è sicuro che sì, gli altri siano loro. Infatti io appena succede questo, io provo a recitare un incantesimo e provo a enfatizzare con le fiamme il potere della passione che c'è nel fuoco, il mio potere già attuale di essere simpatico, per creare una specie di zona di tanta simpatia e più che altro sincerità. Zona di volemo se bene. Zona di volemo se bene. È più un zona di verità. Ok. Ma siamo, quindi ci siamo ritrovati. Vi siete ritrovati scavando un po'. Scavando e rispostando i massi, poi vi siete ritrovati. Però, appunto, c'è quel piccolo problema che con un mutaforma che indossa le pelli altrui. C'è solo... Tu infatti vedi che io ti lo provo la pergamena, vi sto lontano. C'è solo una cosa che potrebbe... È rotto, eh. Sei. Cos'è? Stai facendo la zona di verità. Uno da casa. Uno contro sei. Dai. Rispendo
la fiducia. E cosa fai per aiutarlo in questo momento di grossa crisi e difficoltà? Lui cosa stava cercando di fare? Scusa, leggendo una pergamena per usare le sue fiamme per fare un tepore che ti amichevole. Istiga a dire la verità. Esatto. In realtà stava prendendo le fiamme dell'inferno e spargendole in questo mondo. Però. Allora io faccio così. Allora, la lettura della sua pergamena, ho visto subito che stava iniettando di sangue gli occhi di Akodo, che si stava arrabbiando. Io ho sentito anche su di me la stessa sensazione, quindi stava generando l'effetto opposto. A questo punto mi avvicino a lui, lo scuoto, lo distraggo dalla lettura della pergamena e dico: è lo spirito della terra che deve assicurarci che tutto vada bene. È lui che ci ha tradito con la frana. Richiamalo. Faccio un passo indietro. E chi mi dice che quello che sto facendo, guarda anche lui, stia funzionando e voi non vogliate dire la verità? Siamo stati separati qualche minuto. Chiedilo allo spirito. Non avvicinatevi. Faccio due passi indietro. E visto che... Ritira. Io tengo una mano sulla spada. No, lui non mi ha descritto prova. Il fallimento. Ah, dipende come lo vuoi usare. Sì, sta anche quello se vuoi. Allora ho descritto il suo fallimento, così puoi fare un'altra prova. Per terra appoggio le mani. Avevamo un accordo. Questo accordo a quanto pare non è stato rispettato e faccio penetrare le fiamme nella terra mettendoci un po' più di rabbia per far riuscire lo spirito, torturandolo lievemente perché se non posso entrare in comunione con quelli della terra. Più che torturare, diciamo, ed esce lo spirito in stile Hulk che ti comincia a fare uno sciogaggio gracile. È stata la mia scelta nel non usare gli altri spiriti, ma nella mia cosa c'è che sto simpatico a tutti, anche agli spiriti. Tiriamo. Hai fatto 6. Ma ti voglio bene, Roberto. Oh, sei. Dai, ho fatto 1. 6. A sto giro. Lo spirito. E 6, c'è tanto successo. Stavolta voglio che esca circondato dalle fiamme che lo stanno bruciando. Esce di nuovo lo spirito dal terreno. Anzi, si rimontano i massi a formare lo spirito della terra che sta bruciando. Parla! Avevamo un patto. Non è stato rispettato. Io non ho fatto nulla. Ho cercato di darvi una mano, ma posso farlo solo fino a un certo punto. Chi di noi è il malvagio? Lui guarda tutti e tre. Spegni queste fiamme e te lo dirò. Ci penso un attimo, le lascio giusto per un secondo e poi le faccio scendere verso i piedi lentamente, ma pronto a ritirarle su in fretta e furia se dovesse diventare ostile. Noi siamo qui anche per te. L'unica cosa malvagia che percepisco tra di voi è quella spada. C'è un oni dentro. No, tutti torti. Nessuno di noi è stato sostituito? No, puzzate di umano tutti quanti. Ricordati il nostro patto. Se vuoi che la tua montagna sia libera, impedisci che possa usare questi trucchetti. Siete lenti. Se non volete che la mia ira si riversi su chi sta sotto, siate più rapidi. Scavaci, portaci direttamente al punto, allora. Se vuoi che stiamo così rapidi. Non credo che ti ascolti. No, sentire mi sente. Poi... Sì. Ma non credo che ascolterebbe neanche me in questo caso. Ah. Attieniti a quello che è stato fatto e la montagna sarà libera. Non attenertici e lo stregone... E noi moriremo. Lo stregone, dopo aver ucciso noi, si assicurerà di distruggere tutto quello che questa montagna rappresenta. E lo lascio andare. Questo è impossibile. Com'è impossibile che uno spirito della terra perda la pazienza?
e lo lascio andare. Abbiamo una grande pazienza, non infinita. E scompare. Puzzate di umano, a quanto pare. Però la spada è malvagia, sarà Loni? Fai te. Non c'è adesso tempo da perdere, comincio a correre. Oh, se aspetta! Vuoi, se vuoi la apro e la lascio andare qua, Loni. Più avanti le tracce le ritrovi. È comunque morto, solo che ritorna il Jigoku. Forza di qua, forse è meglio che affrontare il tizio con l'Ononi dentro la spada. Non è il momento di chiacchierare, corriamo. No, non stiamo chiacchierando. State parlando. Sì, sì, no, correndo da ninja con le braccia dietro. Ah, ho capito. Arale. Da dietro. Più Naruto. Sì. Io allora faccio, secondo il suo consiglio, pianto la spada per terra e faccio reverse praticamente, quindi... E io, se succede qualcosa, sono pronto a dar fuoco a tutto. Se non avessi fatto uno, avrebbe detto che anche tu eri malvagio perché usi le fiamme. Guarda, anch'io ero lì lì. Me lo aspettavo. Però uno era proprio... In teoria il demone esce, ma finisce di morire e torna il Jigoku, che era morto. Lasciando però le ossa lì. Vabbè, se passa in Ida... mezzo alla strada. Se passa Ida ci fa qualcosa in casa. Io seguo lui che ormai sarà già andato dritto. Sì, io non mi sono fermato a guardare la scena. Andate parecchio spediti, più spediti del giorno precedente, e lo spirito vi sta effettivamente dando una mano. Perlomeno chiudendo dei punti che vi avrebbero costretto ad allungare parecchio la strada per aggirare intorno a pezzi di costa particolarmente spezzettati, invece trovate delle specie di ponti di massi più o meno costruiti che vi permettono di tagliare parecchio la strada e proseguite fino a che, quasi verso la cima della montagna, non vedete una piccola casupola che sembra quella che usano i cacciatori quando si appostano nelle notti di caccia, ed è l'unico altro edificio che avete visto nella direzione che vi ha aperto il Kami della Terra. Da fuori sembra assolutamente nulla, non è particolarmente robusta, non è particolarmente grande, non è particolarmente ricca. Vedete però che le piante che crescevano rigogliose intorno a tutto il resto della montagna, lì non si avvicinano oltre un certo raggio. Questo edificio. In più vedete che ci sono diverse spaccature nel terreno. Come vogliamo procedere? Dico a bassa voce, come vogliamo procedere? Mentre io cammino ancora lentamente. Ma io sono arrivato un po' prima, forse. Tu sì, sei arrivato un po' prima, anche perché eri partito prima e corri sicuramente più di loro due. La casupola è vuol dire, è abbandonata da tempo, quindi o è perfettamente salda? Allora, perfettamente salda no, nel senso che comunque si vede che è un edificio che ha parecchio tempo. C'ha una finestra. Ha una finestra, ha una porta. La porta non sembra nemmeno... Sì, è chiusa, ma non è una di quelle porte robuste a difesa di qualcosa. Allora io cercherei di fare la strada più coperta possibile da rocce o arbusti, eccetera. Saltare sul tetto. Se no, il tetto potrebbe reggermi? Sì, molto sì, probabilmente sì. Allora, salto sul tetto e da su... micchino per guardare dentro la finestra. Ok, com'è la ragazza di cui tu sei innamorato follemente? Eccola. Yumi. Yumi, com'è fatta? Yumi è... Fiore di luna. È una guerriera. No, allora no. Decisamente no. E quindi è maschera. Io mi sono innamorato di lei attraverso la maschera.
Sogno da molti anni la forma delle sue labbra, pur non avendole mai viste. E so di lei che ha dei profondi occhi scuri, e riconoscerai però il suo fisico atletico facilmente. Quindi è comunque anche lei nobile, come tu sei. Sì, solo che per una vendetta interna, in realtà ha avuto l'incarico di rapire il nostro maestro comune, e che è stato considerato uno dei colpevoli. Forse non ha addestrato abbastanza bene le persone degli scorpioni che dovevano proteggere la pergamena, visto che era uno dei maestri, e si sono divisi due fazioni, quelli che pensano che non fosse colpa sua, quelli che sì, e lei si è schierata contro quelli che sì. Rimani un attimo scioccato dal vedere Yumi all'interno di questa casa. Rischio anche di cadere di sotto, proprio perché perdo la presa. Anche perché l'hai colta in un momento imbarazzante in cui è senza maschera. E per uno scorpione è peggio che essere nudi per strada. Ma è sveglia? Sì, è sveglia, sta sistemando cose all'interno della casupola come se vivesse qua. Ok. Sì, no, è chiaro. No, bisogna capire quanto è chiaro. Bisogna capire quanto è chiaro a lui. Allora, così sembra una lolita giapponese qua. Era barba. Vabbè. È baby metal. Io perdo la presa salda e ruzzo la terra davanti alla finestra. Perché se lui casca dentro io corro verso la porta. No, è una scena che loro fuori, però... Però ha fatto fuori. Rumore. Sì, sicuramente. E poi... mi alzo e rimango con la bocca aperta. Ha fatto rumore parecchio. Ha fatto rumore. Non gli hai mai sentito fare più rumore di quando parlava? Se io dovessi parlare ad alta voce, farei più rumore di lui o pari ormai? Beh, considerando che sei lì di fianco, potresti forse riuscire a coprire il rumore che ha fatto. C'è qualcuno? In quel se posso, quando lo sento parlare mi rinsavisco e mi chino a terra. Però c'è qualcuno in casa? Ansimo e ho le spalle sulla parete di legno. In quel momento vedi che la porta si apre lentamente, abbastanza lentamente. No, non fa gni perché non hai cardini. Si apre abbastanza lentamente e dietro appare una giovane ragazza. Buongiorno. Buongiorno. Non abbiamo intenzione. È la sua voce. Siamo solo di passaggio. Qua dove siamo? A che punto della montagna? Siete quasi in cima, praticamente. Siamo solo di passaggio. Se non è la cima, è la cima non di non pensavamo ci fosse qualcuno ad abitare qui. Io sto piangendo. Questi territori sono della nostra famiglia da così tanto tempo che ci dimentichiamo che qualcuno possa venire da queste parti. Che è una bugia. Assolutamente, voi abitate da tutt'altra parte. Io sto piangendo, perché se quella è la pelle di Yumi vuol dire che lei è morta. Quindi siamo sulla strada giusta. Cosa fanno due samurai nobili come voi sulle cime di questa montagna? Beh, questa montagna... ci sono sempre voci, storie strane che girano. Io sarò il primo a scalarla fino in cima. Vi auguro di riuscirci allora. Conoscete per caso, chiaramente, so che potrebbe sembrare strano a me così giovane, ma è abbastanza faticoso questo posto, in più è pericoloso, ci sono delle frane, non sapete consigliarci un sentiero? La scaleremo comunque, arriveremo in cima, ma magari... Dimmi. Quando posso. Dimmi. No, niente. Io ovviamente questo è il mio pensiero, no? Quindi l'idea che lei sia già morta di fatto,
no? Manca e molto in cima. Sono abbastanza sconvolto dalla cosa, però approfittando del fatto che lei mi sta dando teoricamente le spalle perché sta parlando con loro, entrerei più silenziosamente possibile in modo, cioè in un cioè loro dovrebbero vedermi ad un certo punto acquattato all'interno senza avermi mai visto passare la finestra, okay? Anche se probabilmente io sono, ho attraversato semplicemente la finestra. Una specie di ragno dalla parete del tetto. No, è che io faccio questi movimenti strani. No! Mi sa che... Cioè, solo 1 e 6 fanno sti dadi, però, eh? Se li ha comprati si Roberto. 2, i 3, i 4, i 5 non si sono visti. Fallire in questo caso. Sì, non ritirare, no, lui sei. A terra dietro, facendo rumore, a differenza di quello che è, ma in quel momento... lei sta per dare l'attenzione dietro, ma io riesco, usando anche parte del mio spirito, a riattirare la sua attenzione dicendo quindi non ci conviene salire da qui, perché probabilmente se ci fosse una frana potrebbe prendervi casa e non mi sembra proprio il caso. Se siete effettivamente così stanchi, lasciate che vi offra almeno qualche cosa con cui rinfrancare le vostre gambe, il vostro non spirito. Non chiederemo mai. Sarebbe un onore per una ragazza umile come me poter ospitare due samurai come voi. Beh, se è un onore, chi siamo noi per fermarlo? Saremo i primi a scalare la montagna e poi verranno un sacco di persone qui, potrebbero esserci anche soldi per voi. Avete mai pensato, avvicinandomi, di aprire una locanda, una taverna qui? Potrebbe attirare un sacco di gente la montagna maledetta. Preferisco rimanere sola con i miei pensieri in queste lunghe giornate. E sì, risistema i capelli dietro all'orecchio. Effettivamente è una ragazza molto bella. Io comunque comincio a fare delle domande del ma cosa è successo in questi posti? Ma cosa avete visto recentemente? Ci sono stati per dargli tempo a lui di testa. Allora, loro la stanno distraendo. Tu sei, tu sei in casa e il vaso ha fatto quando sono quando lei sta parlando, e quindi posso immaginare che per qualche secondo non si quando muove si precisamente. I capelli. Chiudo gli occhi. Quindi puoi darmi tutte le penalità che vuoi. Non ci sono penalità. Con gli occhi chiusi cerco di tagliarle la testa. Non ci sono penalità, a meno che loro non vogliono metterti i bastoni tra le ruote. Beh, considerando che lui fa il suo lavoro da parecchio, non lo vediamo arrivare finché non vediamo la lama. No, in realtà era abbastanza vero. Se io vedo una lama che spunta e lei non è tipo ah, sono solo un'illusione, non mi hai fatto niente, io le sparo una fiammata in faccia direttamente. Se vedo uno spuntare una lama, tira per uccidere la donna della tua vita. La uccide bene. Tu parti con la lama da sotto. Non vedo la scena. Non guardi nemmeno cosa stai facendo. Senti solo il della lama che attraversa la carne di qualche cosa. E voi vedete solo la punta della lama. Era venuta qua per redimersi. Uscire. E non si è mai perdonata di aver ucciso il maestro. Dall'altro dal vostro lato della testa di questa. Io faccio ragazza. Per estrarre la lama perché non si me si vede sangue nel momento in cui taglia? Nell'istante in cui si vede che si sta tagliando la testa? È una fiammata in faccia diretta tipo da un metro di distanza. Cioè, la mia lama cosa ha fatto poi alla fine? La tua lama ha tagliato il collo della ragazza e la testa sta per rotolare, ma lui vuole fare anche una fiammata. Sì, giusto. Proprio prendendo la testa, facendola bruciare e andare in fondo alla stanza. Tre. Vero. Beh, sì, sbruciacchia, non si incenerisce. La testa rotola verso di te anche a causa della fiammata. Sarebbe caduta fuori, ma con la fiammata ti rotola prima la testa di fianco, dopodiché il cadavere carbonizzato di Yumi ti cade in braccio. Io sento il dolore del fuoco, sento il caldo, ma non la lascio cadere. E il corpo ancora carbonizzato sta alzando una mano verso di te. Fino a che non cade. Privo di vita. In quel momento vedete che il corpo e la testa della ragazza fiammeggia. Iniziano a decomporsi
e rimane solo ed esclusivamente la pelle bruciata del corpo e della testa della ragazza. Cioè non ci sono più ossa, carne, sangue? No, in questo caso non c'è qualcuno che è saltato fuori. No. Ah, quindi è qualcosa che si sposta da un corpo all'altro. Le mani che hanno preso la pelle della... Questa è una marionetta. No, le mani che hanno... Ma chi era questa donna? Perché sei caduto due volte? Voglio ancora sperare che ci possa essere un'illusione in tutto quello che abbiamo visto. Se è qualcuno che conosci? Non voglio sapere chi. Non voglio pensare ai morti ora, ma il mio maestro è ancora più lontano dall'essere liberato. Dobbiamo proseguire. Se c'era una speranza, era quella di fornire a Yumi i mezzi e l'opportunità di liberarlo. Se è qui, era per forza una marionetta dello stregone. Un rianimato o qualcosa del genere. Non è normale cadere così. Sa chi siamo e l'ha saputo molto tempo fa. Se ha preparato questa sorpresa per me, potrebbero essercene anche per voi. Non temo le sorprese. E dico questo con lo sguardo, cioè con la voce ferma e tranquilla, ma in realtà il mio volto ancora piange. Stando sotto la maschera. Esatto. Io rimango qua attonito perché hanno decapitato una ragazza così tanto. Sì, però hai visto che quando l'ha decapitata non c'è stata una goccia di sangue. No, poi ho capito il perché, però non potendo fare niente alla situazione, entravo dentro l'edificio. Se è uno spirito che si impadronisce e consuma dall'interno le creature e non entra nel loro corpo, ma le consuma dall'interno, ora dov'è? Sarà nel corpo di... Masao sa qualche cosa a questo proposito, forse anche Aizawa. L'ultima volta che uno Shutendoji ha preso possesso del clan del serpente, l'unico modo che hanno trovato per cercare di estirparlo è stato uccidere tutti. Perché lo Shutendoji è allo stesso momento in tutti quelli che possiede, in maniera uguale. Cazzo! Quindi non è una storia. Questo è un pezzo di storia che infatti forse potevate... Quindi Masao non è... Cioè, è possibile che questo sia uno dei tanti? Mi ricorda Dio in Devilman. Sì. Quindi può essere uno dei tanti. Se è lo stesso Shutendoji. Altri Shutendoji sono riusciti a... Se ce ne sono due, siamo dei coglioni che sono qui. No, però altri tipi di Shutendoji sono riusciti a esorcizzarli. Però è plausibile questa cosa. Non è impossibile, è già successo una volta. Beh... Il tuo quindi obiettivo. Non è andato da qui, da un'altra parte, può essere già da un'altra parte. Potrebbe era già essere da quindi un'altra parte. Il rapporto che di questo stregone con lo Shutendoji è che non ho capito. È stato posseduto, è stato il primo posseduto, quindi probabilmente è il corpo alfa, che a questo punto però non conta niente. Perché anche una volta ucciso uccidi... lui potrebbe forse essere magari indebolito, ma essere in un altro però corpo. Però altri Shutendoji invece avevano un corpo posseduto. Questo no, però. Questo non lo sapete. Questo è l'unico non che non è mai sicuri. Stato esorcizzato. Quindi se è lo stesso, non siete sicuri neanche di questo. Corriamo ancora più forte, ma visto che sa che stiamo arrivando, facciamogli sapere che noi sappiamo che sta arrivando. E io alzo le braccia al cielo e faccio una enorme fiammata dando fuoco alla casa. Ciao il camfer. Tanto mi mancava. L'avevo capito. No, aspetta, no, la casa, cazzo. Io inizio a piccare fuoco alla casa. E io ti fermo. Vabbè, inizia a piccare fuoco, poi ci vorrà un po' per bruciare. No, io ti faccio il punto fatto per fermarti. Ma non devo tirare. Ah, non devi tirare, basta. Ma, vabbè. No, vabbè, tu vedi che do una fiammata e inizia a prendere fuoco, poi vedi che ne sto scagliando altre. Quelle mi puoi fermare. Ok, allora ti dico, aspetta, volevo guardare che cosa c'è dentro. Ah. Guarda, inizierò dal soffitto e faccio piano. Tutto quello che troveresti in quella casa è illusione. Io entro dentro, non lo sto neanche a sentire. Vado a vedere se vedo qualcosa. A sto punto approva. 50, 49. Dentro sembra una 48. Casa normale. Se vuoi trovare qualcosa di eventualmente nascosto. Sì. 48 Shinsei, 47 Shinsei, 46 Shinsei, 45 Shinsei, 44. Ah, innanzi. Qua Mississippi invece che Mississippi dice 6 che è un po' più basso, però
Innanzitutto vedi che non poteva essere la casa di nessuno questa, perché è grande c'era... come un bagno. No, ma è... non c'è il senza soffitto, senza cucina, non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento. No, e il punto era che era probabilmente una casupola dei cacciatori, ma non è una casa vera e propria dove qualcuno venga a vivere per più di una notte, perché non c'è lo spazio fisico per le cose base e non ci sono le cose generi base di prima necessità all'interno. Non c'era acqua, non c'erano cibo, non c'era niente. Mm-hmm. L'unica cosa che trovi però è un pezzo di pergamena lungo più o meno un mezzo metro abbondante. Sottile? Abbastanza sottile. Che è stata scritta per almeno metà. Vabbè, la prendo, non sto a leggerla lì e la porto fuori. Vedi che non è completa. Cioè, quello te ne accorgi subito. Era a metà dello scrivere qualcosa. A 15, 6... Ah, sei fuori! È l'unica cosa che ho visto, non vedo altro, esco. Non sei Crystal. No, non sei. Allora faccio così come Shuren delle fiamme che fa una fine orribile. Salterò addosso al coso che mi prende la testa, me la cartoccia e me la gira. Sempre meglio di finisce così? No, peggio Shuren. È quello che muore peggio, è quello che salta addosso a Raro e gli fa ti darò fuoco, e lui fa... gli gira la testa e gliela schiaccia e si vede tutto nei dettagli. Bellissimo. Minchia. Viene chiamato anche il coglione di Nanto. Severo ma giusto. Severo ma giusto. Va bene. Quindi... Masao esce con sta pergamena in mano che miracolosamente non ha preso fuoco. E io continuo a bruciare la casa finché non me la picca bene. E sempre in quel momento senti ancora una vocina limitare del tuo udito che ti dice sì, usa le fiamme del Jigoku. Avvicinati di un passo ogni volta. Prima o poi... Sono molto resistente. Prima o poi... Saranno i geni, non so cosa sono perché siamo nel Rokugan, ma più o meno hai capito. Prima o poi anche tu sarai mio. Mm-hmm. Continua a crederci. Continua a usare le fiamme del Jigoku. E sparo altre fiamme contro la casa. Che ci si può accorgere che sono fiamme del Jigoku. Sono violacee invece che rosse, però... Però sei un esperto di magia, magari tutte le fiamme magiche sono viola, boh. L'ho chiamata apposta. Avete raso al suolo una casa? Vabbè, io correrei... C'è l'ultimo tratto di salita per arrivare in Andiamo. Cima a questa montagna. Corri davanti sempre tu? Corro la caccia... Sulla pergamena che c'è scritto, cioè, aspetta... Corro boh, tu non sapresti dirlo. Laggiù. E lo faccio vedere a lui. È una pergamena che sicuramente non è stata finita, quindi non sei sicuro di alla fine che cosa avrebbe fatto. Però è scritta in una lingua che anche tu fatichi molto. Ma l'ho vista. A capire. L'hai vista? Non è come vengono scritte le normali pergamene degli Shugenja, non è nemmeno la lingua degli spiriti. Sembra quasi una roba da Gaijin. Ok, posso provare a ricordarmi, vedere se ricordo in qualche libro che ho letto, proibito o non. Sì, perché è una cosa da Gaijin. Gaijin sono gli stranieri. Tutto ciò che non è dell'impero. Sì, tipo quelli che portano i cavalli. Sì, sì. Tipo l'ultimo samurai. Sì, sì, ho capito. Sì, non ti ricorderai un sacco di roba. Ero impegnato a imparare le cose potenti io, quindi non mi ricordo assolutamente niente. No. Che c'è? Ne savo. Che questa cosa vuol dire però assolutamente, è una pessima sensazione. Assolutamente vuol niente. Vuol dire che si rende assolutamente conto del fatto che se non si sbriga probabilmente perderà i suoi poteri per sempre. Che altro perché senti un brivido freddo. No, io ho descritto il suo fallimento. Perfetto. E io dicevo, no, aspetta. No, perfetto. Penso, non ne ho, ci vorrebbe più tempo, no, non ne ho molte idee, direi che abbiamo fretta. E inizia a seguire lui. Fermiamoci un momento. Ritiriamo comunque anche fiato. Non abbiamo tempo, dobbiamo andare adesso. Un minuto per ritirare fiato. No, non abbiamo un minuto. Guarda, lui già è già avanti e io lo seguo. Mi fido dei miei pensieri. E se solo che perderò i poteri se non mi sbrigo.
Andate avanti e il dove questo stregone si sia rifugiato diventa sempre più evidente man mano che salite. Perché c'è una pupilla di fiamme su una torre. No, quasi. Nella tua maglietta. Quasi, quasi. Non c'è nessuna pupilla di fiamme, però ci sono degli spuntoni di pietra nera. La pietra nera è sempre pessima ossidiana. Notizia, perché l'ossidiana ha la brutta tendenza a far impazzire la gente. In generale. Viene usata, è potentissima, è un artefatto magico potentissimo che però ti porta alla follia completa, forse anche alla corruzione, non è ancora chiaro. Però questi... ci ferisci. Ma anche nel mondo reale o solo in questa gioco? Anche nel mondo reale. Anche in Game of Thrones più o meno. Sì, infatti. È l'unico che uccide White Walker. E questi spuntoni sembrano quasi dei denti che salgono dal terreno e praticamente sembrano racchiudere l'ultimo pezzo, proprio la cima della montagna. E vedete che sulla cima, in mezzo agli ultimi spuntoni, quelli più alti di tutti quelli che avete visto sulla cima, di spalle c'è il vostro ex compagno di un giorno, lo Shugenja del Serpente, che indossa solo il pezzo sotto del kimono per mettere in mostra il tatuaggio che ha sulla schiena. Quindi è di schiena? Sì. E sembra che sia a braccia conserte ad aspettare qualcosa. Il tatuaggio è serpente? No, è un serpente che si morde la coda formando il simbolo dell'infinito. Giusto, è un rovero a forma di otto, sì. Per capire. Bel tatuaggio! Siete arrivati fino qui, senza girarsi. Non c'è stata una grande contrapposizione? No. Sto vedendo male io. Non una grande contrapposizione, è vero. Ci aspettavamo di più. Io mi aspettavo solo che voi arrivaste qui con la spada. Ci siamo. Ora potete lasciarla e tornare alle vostre vite. E prometto che le vostre famiglie resteranno salve in ciò che sta per succedere. No, non credo che avrò mai famiglia. Alla parola famiglia salva io perdo completamente il brume della ragione. Io difatti, ignorando lui, che penso che sia il più posato, mi giro verso Masako, ignorando lui che penso sia il più posato. Quindi, e verso Masako gli faccio e ti passa di fianco. Vuole la spada, dagli. Ti passa di fianco Ryu. Salto da uno spuntone di ossidiana all'altro e cerco di portarmi in una postazione elevata, visto che ce ne sono alcuni. Ma senza attaccarlo? Eh? Ti vuoi solo posizionare? In questo momento salto sopra per poi attaccarlo dall'alto. Vuole la spada? Diagliela, no? Il momento in cui salti e ti attacchi praticamente a uno di questi pilastri di ossidiana. Già. Inizi a vedere il cielo che diventa nuvolo, sempre più nuvolo. Il sole si tinge di un rosso sangue. Il resto del cielo sembra assolutamente. È tutto completamente viola. In lontananza vedi che sotto alla montagna è già stato tutto raso al suolo. Rokugan non esiste praticamente più. Tutto ciò che ne rimane è sulla cima di questa montagna. E davanti a te c'è Yumi. Adesso la vedi, probabilmente l'incantesimo dello stregone ti impediva di vederla prima. È incatenata tra due pilastri di ossidiana, proprio davanti a dove stava lo stregone. Solleva la testa verso di te e ti dice: aiutami, aiutami, l'unico modo è la spada, devi darla a me, dammi la spada, ti prego. Allora, io devo dare la spada a Yumi, ma non ha detto nulla dello stregone, quindi io continuo ad attaccarlo. Che non lo vedi però adesso, cioè lo vedo comunque lì, ok, anche nella sua follia. E non ha detto che spada. Ah, tieni amore, tieni la mia spada. No, io ho capito perfettamente. Io devo credere in questa visione, mi sembra di capire, non posso io avere non hai tirato niente, puoi provarci a non crederci, a meno che tu non ci voglia credere, chiaramente. No, però è una cosa un po' difficile, perché io sono mosso, diciamo, dallo spirito di vendetta. L'hai vista anche morire. Esatto.
Quindi dovrei poter credere a entrambe le cose. E devo capire se fermo il mio attacco sullo stregone. In ogni caso, questo stregone l'ha imprigionata, spada non spada. Non le sta facendo bene, anche se dovessi credere. È incatenata, mani, quindi, e braccia. È già la seconda volta che la prima volta me l'ha fatta decapitare. Lui è là fermo, sta esitando e sta toccando l'ossidiana. Cioè, la prima volta me l'ha fatta decapitare. Io posso anche immaginarmi che l'intera Rokugan sia distrutta e che l'intera montagna sia la testa di Yumi in questo momento. La seconda volta me la fa vedere incatenata, io l'attacco. Ok. Tu vedi che per un attimo tentenna quando si è appeso al pilastro di ossidiana. Riconosco che è ossidiana. Beh, sì. Non toccare l'ossidiana! È aggrappato così. Però sta saltando giù per picchiare, sì, il tizio. Ti lanci? Tira. Sì. Preda la confusione più totale, infatti. Si vede. Voglio provare a usarne anche uno blu. No, sarebbe andato molto meglio. Dai, se continua, sono 5, al sesto tiri arriva a 6. Io spendo un punto. Ok. Per descrivere il suo fallimento. Non per farmi ritirare. No. È contro 5. Per descrivere il tuo fallimento. Lui salta per andare verso lo stregone. Lo stregone in quel momento si gira a guardarlo. E in un istante, il tempo che lui batte le ciglia mentre sta cadendo così, non c'è lo stregone ma c'è Yumi. E la trapassa nella maniera più cruenta possibile. Dall'occhio la lama curva gli esce da sotto il mento e uno sgorga sangue. Lui rimane scioccato, ma anche la certezza che Yumi e anche la sua anima sono andate. Però a questo punto questo io do le spalle allo stregone e comincio a piangere. No! E quello che vedete voi è che lui salta giù, ferma il falcetto a metà dell'aria, nel nulla, dietro allo stregone. Dopodiché si inginocchia e inizia a urlare. No! Vedo se posso darti un po' di tempo. Ho sempre voluto provarlo. E userò il mio patto sacrilego per finalmente dare, cedere il me allo spirito del fuoco Calcifer, che praticamente sta cercando di possedermi in realtà da quando ho letto i libri proibiti, e gli lascio il controllo. Cioè, con l'intenzione di fare più danni possibili al tizio, mentre lui, magari distrarlo un attimo, mentre lui... Faccio, Calcifer è tutto tuo, allargando le braccia così. Tu senti lo spirito del fuoco che è dentro di te? Che ti dice, sei sicuro? Io e lui non siamo così diversi. Mi fido del tuo caos e del danno che gli puoi fare. Fammi vedere il potere che mi hai promesso. Contento tu. In quel momento Aki prende fuoco. Lo vedi che esplode in una palla di fuoco viola. Tant'è che mi devo ricoprire. E ovviamente sennò... mentre lo faccio alla fine gli rispondo sull'ultima volta e dico... Oh, Yoko Tensho. E si fa anche più grosso e robusto. Vuol dire ali della Fenice, volevo dire. Sempre quello di prima. No, prima avevo detto fantasma diabolico. Si aprono due grandi ali alle sue spalle, fatte di fiamme. E... Che comincia a pensare che non è normale. E prende il volo. Fissando lo stregone del serpente. E io adesso sto sperando solo che a un certo punto non si mette là di fianco dicendo vabbè, siamo amici. Un foro nella fronte. No. Un po' diabolico. Tu che cosa vuoi fare nel frattempo che succede tutta sta cosa? Io stavo per sfondare la spada, ma poi c'è uno che si è messo a piangere in posizione infettata. No, perché io sono così menoso che penso di poterlo controllare, no? Questo è diventato l'arcangelo Gabriele, però in versione demoniaca. È il tuo destino. Qual è il tuo fatto? E motivo nascosto. Ah, attenzione. Era far impazzire noi due. Tada, io ero il serpente già da prima. E gli regalo la spada. Fine della one shot.
Io aspetto prima che faccia la sua mossa lui per capire, perché se attacco il serpente ma poi mi viene un'eruzione di fiamme intorno. Calcifer, dopo che si è alzato in volo per un attimo, cosa vuol fare? Cosa fa Calcifer? Beh, immagino che al momento gli parte impicchiata con un pugno, ma del tipo che se lo colpisce c'è un'esplosione di fiamme dietro, solo di flavor. Ecco perché non sono andato in carica. Avete presente? Tipo che si spegne per un istante, cioè dai il pugno, se, anche se lo prendo, se lo manca, tutto il fuoco esce, puff, parte e poi si rinfiamma. C'è un po' di gattai in tutto ciò. Assolutamente sì. Molto. One shot dove puoi sceglierti i poteri. Comunque ho sempre la mia presenza lo stesso effetto della giada. Potesse servire. Ti tiro. Tira. 5. Kagebushi 1. E lui ti fa... e ti spegne. No, no. Qualcuno di voi vuole fare qualcosa? Allora. Io per farlo ritirare... Tu non hai speso un cazzo, spendi qualcosa. Non faccio mai in tempo, parte sempre lui. Ah no, vai. Okay. Vai, volentieri. Che order di punti, oh. È il tuo opposto. Bravo, a me mi piace invece come giochi tu. Davvero, cioè. Io di solito ogni volta che mi danno qualcosa che ha dei punti finiscono tutti nei primi 5 sì. minuti. Ma infatti sei stato molto bravo stasera. Ma perché dipende da loro. Io lo faccio fallire. Perché tu stai per... Dai. Tu stai per tirare il tuo colpo di fiamme, ma io in quel momento ho deciso di partire in carica, non voglio farmi rubare il mio avversario. Quindi vedi che prenderesti anche me. Riesco un minimo a trattenermi. E quindi fai... E di su. Fai lo stesso la fiammata, ma verso l'alto. Perché fai caso? No, Nasako! Prima quello! Non gli dico lui no, gli dico prima quello. Beh, potrebbe comunque distrarlo. Però segnati lo stesso una ferita leggera. Ok. Perché Calcifer sta iniziando a prendere il controllo. Sì. Mano a mano che... Ma tanto posso riprenderlo. Beh, ci sarà un cambio del fuoco in più, se no, su questa zona. Io faccio... Allora, visto che l'ho caricato... fuoco infernale, però. Faccio per attaccare il serpente. Con l'unica arma che vi hanno detto che è in grado di ucciderlo, tra l'altro, quindi... 6. Ma infatti mi scopre di distrarlo. Ma se devo spendere uno solo, giusto? Sì. Non c'è roba da spenderne in più. Solo per mettere i bastoni tra le ruote. Ne puoi spendere più di uno. Devo spendere più di uno per mettere i bastoni tra le ruote? Ma già perso, eh. Teoricamente se fai un personaggio che ha poi delle saghe familiari con gli altri. Sì, chiaro, se... No. Se devi uccidere, di noi è nemico degli se altri. Hai giurato che uccidi tu la strega per vendicare tuo padre, lui sta per uccidere la strega. Ok. No, il lo aiuto. E mentre lui si lancia con la spada per fare il colpo alla Gaemon, classico. Solo che mi vedo una fiamma sulla testa e mi sono distratto. Il si accorge che in realtà è rimasto del residuo del sangue dell'Oni che blocca, si è coagulato e blocca lievemente l'estrazione, quindi rallenta un secondo, ma in questo momento l'esplosione di fiamme che ho tirato, che si è sparsa, lo colpisce un po', brucia quella parte di sangue e lui riesce a sfoderare la spada. E tiro. Vai. Cioè praticamente fai così in realtà, vai per tirare la spada, si blocca, la giri dall'altra parte e la sfoderi con l'altra mano. Yeah! Il colpo alla Kamui funziona sempre, il giro della spada dietro la schiena. Con quale colpo? Dove ti attaccherò? Dove ti attaccherò? E lo ferisci? Dove lo ferisci? È una ferita leggera. Ricordo perché poi se lo deve segnare perché ce l'avrà. È di spalle. Beh, non più, immagino. No, non più. Ah, non è più di spalle? Di spalle allora, abbiamo fatto casino, però io stavo per attaccarlo, quindi lui si aspettava una difesa da un lato. Poi, grazie al suo colpo, ho rigirato la spada, l'ho girato dietro, gli ho fatto un colpo affendente dal basso verso l'alto e gli ho tagliato un 2 sulla schiena. Gli ho fatto un taglio sul tatuaggio. Gli ho tagliato a metà il tatuaggio. È una ferita leggera, tagliato in due il tatuaggio. Beh, la pelle. Poi non so se è qualche punto, no. Non deve essere mezzo metro di taglio, è proprio lì sulle... È quello che uno che si è fatto il tatuaggio, poi dopo che vede la cicatrice rosica un sacco perché gli ha rovinato la parte estetica, non quella funzionale, ma la parte estetica del tatuaggio.
Gli hai abbozzato la macchina. Esatto, gli hai abbozzato la, gli hai rigato la macchina. Sta a lui. A lui. Che si gira verso Masao, ovviamente. Ah, questa è la famosa spada di Hattori Hanzo, quindi. La spada che si dice sia in grado di tagliare anche la luna. Smettila di parlare! Ora consegnamela. Così. Sì. Faccio per infilzarlo. Tu fai per infilzarlo e senti che le tue braccia stanno un po' facendo resistenza al gesto che vuoi fare. Mm-hmm. Come se lui stesse cercando di plasmare la tua mente attraverso le parole. E adesso ti ricordi quello che vi avevano raccontato. Non fatelo parlare. Cazzo, non fatelo parlare. Quindi tira sto dado. Dominare. Sì, classico sì. Vampiro anche. Non mi dovevo mettere la cera negli orecchi. Poi devi stare da me a parlare. Tre. Ah, culo. Ma, e l'avevo fatto preattivo, io continuando a strillare che non mi stava cagando, io sono in aria che sto continuando a strillare, non, smettila di parlare, smettila di parlare, smettila di parlare. Tirami un'esplosione vicino all'orecchio. No, io sto tirando fiamme a lui che immagino che al momento sono quelle di frustrazione, quindi sta facendo tipo puff, e deviandole, oppure alcuni lo colpiscono e non gli fanno quasi niente. Però abbastanza da farlo inceppare un secondo e ti faccio ritirare. Zero, proprio. No, no, ma come no? Resisti con tutta la forza di volontà di cui sei capace, ma ti stai veramente impegnando fino all'ultimo solo per resistere a lui. Si può usare l'abilità per modificare il tiro, fare qualcosa? No, no. Le abilità ti servono solo a poter fare quelle cose che ci sono scritte. Sta di nuovo a noi. Dunque, non potrò ucciderti, ma posso sempre accecarti. E quindi a questo punto mi alzo e, diciamo, con un movimento impercettibile compaio dietro di lui. Lui è alto, hai detto, però io sono abbastanza alto. Sì. Io ma sono, tu io eri sono alto. Pure alto. Quindi estraggo qualcosa dalle mani e lo faccio scoppiare dietro la sua testa in una nuvola di fumo in modo da impedirgli di magari colpisce anche me, ovviamente, no? Per cui anch'io avrò difficoltà a parlare e a vedere, ma di certo anche lui. Nice, se ti riesce me ne approfitto. Abbastanza. È abbastanza perché io ho fatto uno. Voi vedete una nube di fumo che si genera in pochissimo tempo intorno alla testa del Mozukai. Si gira questa e io do un'idea a Calcifer, perché ovviamente sta controllando lui, perché lui deve andare un po' più brutale. Lunga la mano, genera con uno schiocco una specie di frusta di fiamme quasi solida che si avvinghia al braccio ferendo bruciando lievemente Masako, ma ne approfitta per, mentre lui stava rientrando con la spada, di riprendergliela e all'improvviso rifargliela riandare di punta verso il tizio. Vai. 2. Cioè proprio in realtà è abbastanza violento perché tipo gli gira su tutto il braccio e quindi gli rimane, ti rimarrà tipo Kratos il segno. Mi metto del un flash wound. Mettiti una flash wound. Almeno ho usato la tua spada. No, no, ma è una ferita permanente. Ah, perché ho fatto più di 4? Eh sì. Quindi fa così. E dove lo ferisci esattamente? A sto punto. Allora, lui l'aveva ferito alla schiena. Gli ho scheggiato il tatuaggio. Gli hai scheggiato il tatuaggio. Però lui si è girato verso di te e ha detto: dammi la spada. Tu ti sei girato, sei davanti a lui con la spada così, la stavi rinfoderando. Però lui è capace di praticamente si vede bene attorno. Praticamente dove c'è l'occhio della tua maglietta, al centro del qua, delle caviche. Che così lo trapassi nel tatuaggio. No, non mi frega niente del tatuaggio. Niente, okay. No, lì era solamente. No, pensavo fosse la tua idea finale. La mia idea era colpirlo con la spada perché so che le fiamme non gli fanno un cazzo. Morto. O gli danno un po' fastidio. Non è ancora morto. Le fiamme gli danno un po' fastidio. Non, gli... non si sa se morirà. Chi lo sa? In teoria no, perché sennò abbiamo finito la campagna quella in futuro, però.
Però siete contro lo Shuten Dōji, voi non sapete ancora se giusto, il Mao Tsukai è Mao Tsukai questo o un altro. Un minion. Esatto. E qui, tocca a te, Leone. Che hai la spada conficcata dentro, senti la carne intorno alla mentre spada. Ti fuma il braccio. Io faccio per estrarre la katana da lui, mentre lo estraggo gli do un fendente. Non sto a cerchia molto. Vultus vince. Vultus! Esatto. Vince, no, pure il leone. Leone! Vince. Vaffan. A sto giro mi si incastra la spada. Io ho fatto di nuovo 6, tu hai fatto di nuovo 1. A sto giro. A sto giro ritiri, due. Però. Ritiri. E al massimo se fallisce gli descrivo il fallimento. Ritiri. No, fallisco prima, almeno ritira. No, ritira prima tu. Lui ti fa ritirare. Sì. E se fallisci di nuovo col suo ritirare, io ti faccio fare il fallimento. Ma non posso ritirare. Sì. Con il suo sì. Lui ma se lui ritiri ritirare. E fai due, hai fallito uguale. Non ti faccio ritirare di nuovo sperando nel 6. Devo descrivere perché ritira. Cos'è che gli stava impedendo? Praticamente il come si chiama? Lo stregone era riuscito a bloccargli le mani, quindi lui non riusciva. Io tagliandomi in parte, comunque gli ho liberato le braccia da dietro e quindi ti permetto di riprovare a tagliare. Proviamo. No! Ti senti, credi nel 6? O non vuoi morire? Credi nel 6? Credo più nel 6. Credi nel 6? No, però no, fai fallire. Mi dispiace, ormai hai detto credi nel 6. Ok, vai. Masako Akodo, in questo momento in cui non riesci a fare la spada, ti ricordi il tuo motivo segreto? Che non sappiamo qual è, però. No, però no, quindi però... posso inventarmelo io. Sì, sì, fai pure. Il tuo motivo... pensavo lasciassi così, ti ricordi il tuo motivo segreto? Punto. Punto. Se vuoi va bene. No, spara. Vedi il tuo motivo segreto? Che il tuo motivo segreto di partecipare a questo non era gloria all'imperatore, seguire il combattimento, ma... essere colui che con una delle spade migliori del mondo affronti un nemico, uno dei nemici più potenti del mondo. Diventare tutt'uno con la spada. E essere colui che verrà ricordato come attore Hanzo viene ricordato per il miglior fabbro. Tu vuoi essere ricordato come il miglior portatore di una spada di Hanzo. Sono il miglior portatore di una spada di Hanzo. Neanche il miglior spada di Hanzo. No, portatore. Sì, perché è talmente mistica e divina la spada di Attore Hanzo, sì. Che può essere solo donata come una reliquia. E tu sarai quello, l'unico che può usare il martello di Thor. Sei degno di usare la spada. Sei degno di usare la spada. In questo momento tu devi provare di essere degno di usare la spada. Non sei degno, no, di usare sei la spada. Decisamente poco degno. Speravo un po' più di pathos sul tiro, invece uno. E in questo momento ti rendi conto che non sei degno. Grandissimo pippa. No, ma è bello perché lui potrebbe farlo, ma lo blocca proprio l'insicurezza a questo punto. Non penso di essere degno e quindi non muove la spada. È una brutta ferita permanente. La ferita permanente che ti... Beh, può tenere migliore, però era 3. Sì, infatti. È comunque 3 di differenza. A 3 basta? Non è a 4 per la ferita permanente. No, perché 0 è una ferita superficiale. 1 e 2 è una ferita seria. 3 o più è una ferita. È la legnata brutta. No, il tuo problema è che... ormai sei entrato talmente in contatto con lo Shuten Dōji e le sue parole ti hanno sussurrato così a lungo, da così vicino, in realtà è bastato un attimo, per sapere che un pezzo di lui è dentro di te adesso. Questa è la tua ferita permanente. Uccidere lui non sarà sufficiente. Però lo sai solo tu. E lui, in quel momento... ti dice: ora lascia del tutto la spada e torna dalla tua famiglia. Potrai essere un ottimo padre per i tuoi figli. E io prometto che loro saranno salvi.
Cambio dado. Tatticamente. Tiro più alto che ha fatto è 2. Io ritirerei quello apposta. Ha fatto 2, non può andare peggio. No, questo è un 1. 4. Critico. Che gli vuoi fare? Perché riprendi il controllo. Lui una ferita per morire, giusto? Sì. E quello che gli farei è una ferita critica. Sì, sì, ma poi sei tu. No, ma intanto... La spada è incastrata e non riesco a manovrarla. Quindi... Aspetta, ma questo era l'attacco di lui? Può fargli lui una ferita perché ha fallito di 3? Ah, ok. Io lo prendo da dietro, che così vedo il tatuaggio. Metallo. Sì. D'accordo. Prendo da dietro. Io spero che tu stia per fare quello che ho in mente io, perché sarebbe molto bello se tu l'avessi pensato. Trapasso entrambi con la katana, inclinandola nella direzione giusta per prendere anche il tatuaggio, visto che lo vedo da dietro. Però sapendo che sono corrotto anch'io in questo punto allo shooting dodge, decido di farmi fuori. No! E voi vedete che lo shooting dodge giro. Viene trafitto ancora di più dalla spada e... Vedete anche il sangue di Masao sgorgare copiosamente da una ferita che si è fatto lui stesso. No! E iniziano ad arretrare barcollando, trascinati uno dall'altro, finché uno dei due non mette il piede in fallo e li vedete cadere di sotto. Io volo giusto un attimo per seguire la caduta e poi vedo sbagliato. Vedi che scompaiono negli alberi di sotto. Compreso la spada, non posso. Cazzo, la spada vale un botto, dammi qua. Compresa la spada. Non c'è modo che lo shooting dodge sia sopravvissuto alla spada, anche perché avete visto che stava girando come avete visto fare con Loni. Quindi se c'era qualche cosa è stato assorbito. Però tipo lui lo stava girando dall'altra parte e si stava spezzando. Guardo lì. E in quel momento, visto che non c'è più nessuno a portata, direi che mi spengo. E rischio quasi di precipitare di sotto. Lì. No! Masako! Ako! Masako! Ako! La tua voce riecheggia nella valle di sotto. Ma la voce di Masao non risponde. Io rimango lì sul bordo. Mi sono messo 3 croci perché penso di essere leggermente morto. Io l'unica cosa che voglio fare a questo punto è andare in silenzio e saltare verso il basso. Sì. Alla ninja tu. Sì. Io non sono capace di iniziare a scalare più piano piano. Quando arrivi di sotto, con calma. Io con calma, lui sa. Trovate il Mao Tsukai, le vesti del Mao Tsukai, piantate insieme alla spada nel terreno. Intorno c'è la sagoma del corpo di qualcuno che è caduto. E di Masao non c'è nessuna traccia. La spada è lì però. Un pezzo della spada è lì. Che pezzo? La lama conficcata nel terreno. Quindi manca Masao con l'impugnatura e un altro pezzo della spada. E il Motsukai c'è? Il Motsukai, beh sì. Il corpo del serpente c'è? È stato assorbito nella spada molto probabilmente, okay. Come avete visto succedere a Loni, perché quello che rimane è la stessa cosa. Anche voi, come avete visto nettamente che ho girato la spada come con Loni. Sarà l'ultima volta. Potrebbe essere pericoloso. Un centro, metto le mani per terra e questa volta non provo a torturarlo. Ma provo solamente con le fiamme a fare un casino della Madonna per attirare l'attenzione dello spirito della terra. Non devi neanche tirare se fai così. Okay. Io mi acquatto e mi sposto però vicino alla lama conficcata nel terreno. E prendo un pezzo di stoffa e la tiro su, perché anche questa potrebbe disturbare lo spirito della montagna. Non allontanarla troppo, voglio chiedergli se
è malvagia. No, ce l'ho, l'ho semplicemente estratta. E non toccare più le torri di ossidiana, cazzo! E mi concentro. Ancora voi? È fatta. Mezzo punto di domanda ci metto. Fatta. È fatta. Non sento più la sua presenza. C'è qualche malvagio tra di noi? Si gira verso Ryuken. Quella è malvagia. Grazie per i tuoi servizi. La montagna sarà libera. Smettila di far cadere frane sulla povera gente giù della città, per piacere. La gente non apprezza. Ci sarà un'ultima frana. È meglio che ce ne andiamo. Esatto, prima che cada ossidiana addosso a chiunque. L'ossidiana verrà distrutta. Mi sembra più che sensato. Avete fino a quando il sole non è sceso. Ma non possiamo andare giù così in fretta. Possiamo fino a domani mattina? Non ho intenzione di lasciare quell'obbrio più a lungo di quanto... No, ma se limitiamo al cima della montagna e non giù, magari riusciamo a uscirne vivi dopo che abbiamo salvato la montagna. Avete fino a domani mattina. Ti ringrazio. Vedi che alla fine basta parlare. Io cerco un ramo abbastanza dritto. E trovo un... non so, un castagno. Sì. Che è flessibile. No, un qualcosa che... un ramo. Un bel ramo. Un ramo. E mi... e così adesso estremamente rozzamente, con del materiale comunque mi porto addosso tra le mie attrezzature da ninja, lego la punta della spada al bastone in modo da creare una specie di lancia. Ok. Ok. E con questa in mano corro saltando di albero in albero e cespuglio in cespuglio verso il punto più in basso che riesco a notare. Io seguo. Tanto non mi faccio problemi, la spada è loro, è dello scorpione, quindi. Quando siete abbastanza lontani, lo spirito della terra non era così propenso a lasciarvi tempo fino all'alba, se ci mettevate di meno. E appena fate un passo fuori dalla foresta, sentite un pezzo di montagna che proprio si sta probabilmente staccando. Infatti dopo poco sentite un enorme boato. Si è suicidato. Ryuken. Si è tagliato un piede. Sì. Ryuken-san. Tu dovrai tornare a far rapporto, immagino. E riconsegnare la spada al daimyo. Prima devo scoprire cosa è successo a Yuki e provare a salvare il mio maestro. Forse questa lama potrebbe essermi d'aiuto. Ma non è la lama dello scorpione. Non appartiene a te. Apparteneva a Masako. Se dovessi rincontrarlo, gli darei la parte lama che potrebbe avere dentro una creatura malvagia. Non puoi portarla in giro. Portala prima allo scorpione. Segui il protocollo. Tu, mi stupisce, devi essere stato colpito in pieno da questa Yuki. Hai ragione. Il mio onore viene prima. Seguirò il protocollo e chiederò un permesso per usare la lama. Avvisati di quello che è successo, io rimarrò qui. Qui? Per un po'. Bisognerà controllare che Masako sia veramente sparito. E dopo quello che è successo nell'ultimo momento, ho paura che non ci sia più Masako. In quanto ha visto che probabilmente la corruzione si era fatta varco dentro di lui. Ti posso dare un suggerimento? In paese mancano due locandieri. Cinico come lo scorpione. Perfetto. E poi per me è perfetto, l'avevo detto all'inizio. Masako,
Masako era lui, però no, scusa, Ryuken. Sì, salutiamoci. È stato col pensiero di... un piacere. Sei... se tutti gli scorpioni fossero come te, non ci sarebbero strane voci in giro. Strane voci. E mentre Ryuken si allontana, e io vado verso la città, verso il tramonto che è arrivato così. Ci abbiamo messo un sacco a scendere, oh. Un sole così. Io fine. Vado esattamente dall'altra parte. Continua nell'angolino sotto. Con, esatto. Con il coso, con il fermo immagine che diventa acquerellato. Che diventa acquerellato con io col fagotto che vado verso la città e lui con la lancia che va verso la montagna diviso in due acquerellato, così film. Bene. Quello che avete ascoltato era Fumble e abbiamo giocato a The Mountain Witch, di cui è appunto appena finito un Kickstarter per la seconda edizione di questo gioco. Questa che abbiamo giocato era la prima. In realtà lo trovate abbastanza facilmente in giro e... Poveri leoni. Sempre una fine orribile fanno. Beh, è giusto. Giusto, è giusto così. Anche perché spiega perché il Mao Tsugai c'era così tanto con i leoni. Perché si è ucciso anche da solo il pezzo di merda. Pur di... era il suo. E quindi gli Izawa probabilmente hanno un tizio ormai più di mezza età. Beh, se erano i nonni, esatto. Sarà decrepito, giusto. Ormai. Un tizio decrepito che in realtà è potentissimo e controlla le fiamme del Jigoku. Sì. Ok. Fallo candiere. magari si è trovato bene qui. Alla fine il Calcifer e lo spirito della montagna hanno fatto amicizia. Esatto. No, litigano. Giocano regolarmente chiaramente. Sì. Quando litigano la montagna esplode come un vulcano. Esatto. Infatti poi magari la montagna qua diventa un vulcano. Giocano a Go di notte, mentre nessuno guarda. E una delle persone più potenti di Rokugan è diventato uno candiere. Il mio destino di disperatamente innamorato. Rimane disperato. Rimarrà disperato. Questo amore disperato. Secondo me adesso... Poi vediamo lo adesso, spirito di Yumi, secondo me dipende, perché secondo me con una lama, se veramente dentro c'è un pezzo... dello Shuten Doji, solo nel tragitto che torni a casa, usa quante idee ti vengono in mente per far ritornare Yumi. Esatto. Come in tutti i libri. Esatto. Pensieri su The Mountain Witch? Ah, prima voi. Allora, me... E io sono sempre il più cagacazzi. Sì, lo sapevamo. Piace la cosa del fai ritirare, fai fallire, perché è molto... un po'... tattico, perché se il master ha fatto 6 allora puoi pensare sì è troppo difficile, invece quello è bello, eh? Quello è bello e toglie un po' la limitazione del dado da 6 che a me fa cagare è quello che stavo apprezzando. Mi piace un po' meno le abilità, che sì sono descrittive ma entrano un po' poco in gioco, non si fanno sentire tanto. Che vuol dire che ho scelto io? Beh, certo, ho scelto io, dicevo la mente, le devo scegliere io. Sì, ma dipende da quelle che scegli, puoi usarle sempre. Sì, no, ma proprio no, ma sulla meccanica del meccanica dado. Potrebbero esserci le abilità o no, che è la stessa certo, cosa. Sì. Sulla meccanica influisce zero, questo sto dicendo. Sì, ti permette solo di fare cose fighe che di base non potresti. No. Allora, secondo me è pensato più politico. Noi abbiamo fatto una classica avventura esplora uccidi, però il gioco secondo me è pensato più per non so, una vita a corte o cioè comunque più per una relazioni politiche, che tra il fatto che nessuno di noi avesse veramente come nemico alleato l'altro e tra il fatto che era la one shot, non è entrato nella meccanica del trust, no? Perché doveva entrare le inimicizie tra famiglie e alleati nella meccanica del trust, esatto. Quindi secondo me per una one shot di questo tipo è più difficile vedere il meccanismo. Tra l'altro nel politico già l'abilità, tipo ti metti l'abilità, tu puoi leggere i pensieri superficiali, già ti cambia completamente il gioco. Mentre in combattimento non ti serve quasi a niente. No, infatti ho detto, nella meccanica del combattimento entra zero l'abilità. Poi ci fai il flavor. Alcune meccaniche non mi sono chiarissime, nel senso che
il giocatore tira su una difficoltà che è sempre tirata a caso e che va da 1 a 6. Quindi in realtà c'è diciamo un elemento casuale molto, molto forte. In un gioco che tutto sommato è narrativo, un po' chi se ne frega, perché ti genera magari qualche ribaltamento, qualche colpo di scena, eccetera, che ci può stare. Infatti le scene che sono venute fuori sono belle, però sono generate anche, sono state generate anche molto da noi, non è che la meccanica di per sé abbia aiutato più, no? In un gioco narrativo mi aspetto che la meccanica del gioco ti porti automaticamente senza fare tanti sforzi. Ti forzi un po' il gioco. Sì, ti forzi un po' la storia, no? Ti obblighi a un flashback, ti obblighi a qualcosa, eccetera. Qua abbiamo fatto molto di nostro, secondo me. Sì, anche perché sul flashback è un po'... Questo, secondo me, c'ha il difetto classico che c'è. È un gioco molto semplicino, ecco. Però sì. È bella la secondo me la dinamica politica, nel momento in cui riesce a usarla, diventa carina. La fiducia, però anche il gioco politico potrebbe essere un meccanismo. A me non è dispiaciuto come tanto. Un pezzo di un meccanismo un pochino più complesso, magari, perché solo questo è un po' poco. A me non è dispiaciuto, ma l'avventura era bella. C'ha un paio di cose che secondo me sono un po' così, che sono... La prima, il fatto del trust come l'abbiamo usato noi, chiaramente posso parlare perché non conosco un altro modo, sicuramente è più adatto per la parte politica. Però la parte di trust, che è tutta molto comunque reattiva, quello mi piace molto, la reattività, cioè sul puoi fare delle cose di gruppo che tipo in un Dungeons & Dragons di base ti devi organizzare bene, tipo lui lo distrae, gli compaio dietro, lo attacco, io uso l'arma sua per attaccare, eccetera. Però è una cosa che fa tranquillamente anche Dungeon World. Sì. Cioè lo fanno tutti quei tipi di giochi che sono basati sulla reattività e non sul tiro io per colpire, vedo se ho colpito. Perché alla fine, come Dungeon World, è se il Loni si è liberato dalla cosa e cerca di colpirmi, tu gli dici ma, io provo a fare questo. Fallisce anche tu e l'altro dice ma e cerca di salvare la tua situazione. Quello è molto simile. Sì, se sei in più di tre diventa un never ending praticamente. Beh, c'hai dei punti. È il modo in cui i coboldi hanno vinto più. Esatto. Qui c'hai dei punti che un pelo ti limitano, però ovviamente qua è una one shot usati anche, e ne abbiamo usati per il combattimento, quindi sicuramente ne usi di più in combattimento che in una situazione politica. Non li abbiamo finiti, ma ci siamo dati anche fiducia alta, quindi quello dipende sempre dal panorama politico. Quello, e poi il fatto che secondo me questo gioco, come molti altri di questo tipo, non è per niente adatto a giocatori totalmente neofiti. Vabbè, quello, ma quello non è... No, per me è un punto a sfavore, perché... Cioè, non lo vabbè, so... allora è un punto a sfavore perché anche non puoi giocarlo a Imperium, perché... No, perché non puoi giocare con uno... Non puoi giocarlo alla... Tipo, cioè, non c'ha varianti. Non puoi giocarlo come un dire... Ok, facciamo tutta l'avventura dungeon crawling. Sì, però non sono completamente... Non usi questo sistema. Non è detto che non sia per neofiti, anzi, l'assenza di regolamento magari facilita il capire cos'è un gioco di ruolo. Perché comunque... Sì, ma se non hanno nessuno dei giocatori che ha un minimo d'esempio che gli fa capire che... Molto... Sì, che, non, sì, che non, sì. Se non ha qualcuno che gli fa capire che può usare la sua abilità anche in una maniera molto lata per fare una cosa figa, non la usano. Allora, i giochi vanno valutati per quello... Per quello che c'è scritto, non per... Io lo valuto come cazzo mi pare. Appunto, ti stavo dando ragione. Molto politico! Io ti stavo dando ragione. Cioè, stavo dicendo che se un bravo giocatore di ruolo può giocare di ruolo senza neanche una regola. Cioè, sì. Noi avremmo potuto fare le stesse cose che abbiamo fatto oggi senza tirare un dado, teoricamente. Non è che abbiamo avuto bisogno di tirare i dadi. Cioè, la meccanica del gioco, sì, ti abilita un pochino per questa cosa degli interventi che puoi fare, ma al di là di quello abbiamo dato molto di nostro. Sì, quindi, che poi anche sulla cosa del dado, quella che lui tira, vedi che il master fa difficoltà 6. Io ti do ragione, sì, nel senso che secondo me quando un gioco ha bisogno di essere molto guidato dal giocatore, tendenzialmente perde un po'. Cioè, ma poi più che fatto, la cosa che a me è piaciuta molto è che tipo lui tirava, faceva 6, lui tirava, faceva 2 e noi dicevamo ok, lui ha fatto 6, col 2 non lo batterà mai, quindi facciamogli descrivere il fallimento così non prende grosse penalità. E quella lì è una meccanica molto anche da board gamer, sì, che molti non hanno. Sì,
No, vabbè, ma comunque alla fine ti dà una scusa per descrivere un sacco, cioè... e quindi va bene. Cioè, non... diciamo che tipo... se dovessi fare specifici tipi, non mi viene in mente un tipo di campagna dove io personalmente userei questo sistema rispetto a un altro. Ma anche perché non è fatto per una campagna. No, questo non è scampagna, ma anche one shot. Chiederti. Preferisco sempre un dread o un dungeon. Non sempre il fallimento contro un nemico ha generato un danno. O sempre. Contro i nemici sì. Sempre. Sì, ma sì, noi lo attenuavamo facendogli, scegliendo noi il fallimento. Cioè, se vedevamo uno contro sei... No, sì, sì, è carino, però ripeto, ci sono per qualsiasi... non mi viene in mente una situazione in cui userei questo rispetto magari a qualcos'altro. Poi, magari quando... altri conosco meglio. Quindi. Comunque, quando hai sei potenzialmente onnipotente, è molto difficile tenerti... Io ho avuto un paio di momenti in cui avrei voluto fare... sfoggiare onnipotenza perché mi E perché non l'hai fatto? Eh? E perché non l'hai fatto? Perché se non era funzionale alla storia in quel momento lì. Ah, io l'ho fatto. Eh? Io l'ho fatto. Ma perché tu sei un power player e ti rendi funzionale al power play. Ma sì, però è sempre difficile limitarci. Cioè, il rischio che poi effettivamente in questo senso ti do ragione. Se il rischio che giocatori meno inesperti mandano tutto in vacca quando sei onnipotente è alto. Però lì, secondo me, bisogna sempre anche decidere che cosa si è deciso di fare, perché se ci siamo messi d'accordo prima, certo, giochiamo a run di Akira Kurosawa, per cui... Sì, sì. Il patto sociale al tavolo è quello, e tu dici allora lancio le palle di fuoco dal culo, stai rovinando il gioco a tutti. Se dici giochiamo a Exalted con questo sistema e lanci le palle di fuoco, è la cosa più normale che puoi fare. Quindi sì, sì, è vero, è vero. La più normale. Dipende che come ci si è messi assieme. Però il fatto che qualcuno inizi a tirare tanto la corda non è nemmeno detto che sia tu, sbagliato. A te invece che dici? A me piace molto la meccanica dei punti trust, il resto potrebbe essere qualunque altro gioco. Cioè, potresti prendere questa meccanica, piazzarla su Dungeons and Dragons. Fai una house rule che... Fai una bella house rule di una cosa che ti permette di fare un sacco di altre roba. Se ci devi mettere però sempre un po' di politico dentro, perché se fai a fare il dungeon crawling il trust ti serve a poco, a meno che non c'hai dei bravi giocatori che riescono a fartela entrare la meccanica della fiducia anche nel dungeon. Chiaro. Voi qua siete anche partiti che, andando un po' contro allo spirito del gioco, che avevate uno già spirito comune, uno scopo comune, esatto. E due di voi si fidavano sicuramente perché già si conoscevano, certo. Si conoscevano da tempo, lui l'aveva chiamata apposta. Beh, oddio, a metà sessione non lo so se avevo fatto bene. Alla fine hai fatto bene. Andiamo a cercare quello un demone. Quello che conta sono i risultati. Però lì comunque la dinamica di spendere punti per aiutare gli altri è carina. Che altro è il come spendere i punti, perché anche in altri giochi spendi i punti per aiutare gli altri, ma gli dai il più due o sì, gli fai... Esatto. Mi sembrava un po' forzata la rule che hai messo, ma nel senso che è difficile, sarebbe... ci avremmo perso troppo tempo forse a cercare di buttarlo dentro. Ma infatti l'ho abbandonata subito. No, ci vuole un background. Che però c'ha senso quella lì, cioè ci avrebbe senso metterla dentro questa cosa un po' di più. Un tratto caratteriale, sì, tipo sì, un difetto magari. Allora, anche lo zodiaco, fate, anche lo zodiaco in realtà contava. Vabbè, ma perché noi non poco. Ci avevamo nessun segno contrastante. Ho capito, però se in tre giocatori fate, nessuno ha un segno che... L'abbiamo scelto a caso poi. Non si chiamano i fate, i tratti, le... No, quelle cose su cui fai leva per... Non mi ricordo adesso. Comunque... L'opportunità di se in tre sì, giocatori... Quelli che segni ambientali del gioco. Avete pescato a caso tutti e tre dei segni che non avevano niente in comune tra di loro? Sì. Proprio zero? Gli aspetti. Zero, non c'era né pro né contro. Eh sì. Quindi anche quello non è servito. Il segno zodiacale ti dà un massimo o un minimo di fiducia a cui potevi dare un altro no, segno? Iniziale. Ah, quindi uno poteva partire con tre, ma poi dargli anche altre tre o sì, tre? Sì, ma nessuno di noi erano collegati, erano tipo... Però voi andando a caso... Come se fossero disegni completamente di esatto, zodiaci diversi, poi. Esatto. Al nemico invece devi per forza dare zero, almeno all'inizio, poi durante il gioco gliene puoi dare altri. Però tutto questo non è successo perché... 12 segni, 3 che non avevano assolutamente nulla in comune tra di loro. Bene. Vabbè, però mi sono divertito. Sì, l'importante alla fine è quello. Sì, è una bella storia.
E soprattutto adesso sappiamo che il Mausukai è un leone. Che non era mai saltato fuori in realtà. Noi ci sentiamo come settimana... un leone. È un leone. Ah, ma quindi è il Masako. Sì. E quindi non si è ucciso, hai fallito anche quello, sei una pippa. Non sei riuscito neanche a ucciderti, che dovrebbe essere una cosa che il samurai fa meglio di tutti. E con questo pensiero noi vi salutiamo, vi ringraziamo di aver ascoltato Fumble, che è il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in Italia. Su fumblegdr.it trovate anche SideQuest, che è il nostro primo spin-off ufficiale, in cui giocano a Dungeons & Dragons quinta edizione, e Epoca, che adesso stanno usando Dungeon World. Ci trovate anche come quel gioco, di cui è appena uscita una puntata, su Fantasy Pug Quest, che trovate su Kickstarter. Hanno ci appena trovate... sbloccato lo stress goal, quello social, quindi c'è un personaggio in più da dargli un'occhiata. Ci trovate a Lucca, allo stand di Alleanza Games, nel padiglione dei giochi, che è il padiglione Carducci, fuori dalle mura, allo stand Car 141, vicino alla porta laterale. A meno che non ci sia un paradosso. A meno che non ci sia un paradosso, ma io consumerò un filo del destino per evitare il paradosso. Okay. Così. Se non attaccano la base, allora sei a posto. Li faremo giocare contemporaneamente a Scintiara. Scinclotos. Scinclotos sembra uscito da Gattai, però. Esatto. È la prossima edizione fusa insieme di Clotos. Dove ci sono robot che generano paradossi? Ah, ok. Ci sentiamo settimana prossima con un'altra puntata di Fumble. Ciao! Buonanotte! Grazie Gianni! A Gianni? A te, grazie, ah, io a Giovanni. Troppo lungo, anche mio papà.